purtroppo sono reimpianti e reinnesti nelle aree infette da xylella fastidiosa, subespecie pauca. È un problema, è il nostro problema, il problema di questo territorio, è il problema di una parte importante della Puglia orificola. Per l'introduzione dei lavori invito il presidente dell'APRA, Vittorio Filippi. Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nostro incontro. Siamo lieti di riproporci come associazione regionale pugliese tecnici e ricercatori a Lecce, che era un po' di tempo che non facevamo eventi. Mi preme ringraziare, oltre che i relatori che sono stati e sono come sempre disponibili a venire alle nostre iniziative e anche in questo momento di difficoltà a essere sempre presenti sui territori, questa è una cosa che bisogna ricordare, perché veramente è quello che sta facendo i nostri colleghi ricercatori sui territori è davvero encomiabile. Vorrei che la mission di oggi fosse esclusivamente tecnica. Siamo tutti, come dire, con le ferite aperte, no? Anche le ultime degli aspetti, come dire, giuridici, della giustizia, le ultime che ci fanno incazzare in maniera incredibile, però concentriamoci come tecnici sugli aspetti scientifici, su quello che la ricerca mette a punto, che poi noi come tecnici, come mediatori, no? del cambiamento, delle buone pratiche da portare, possiamo trasferire alle aziende agricole. Quindi questo è penso conviene a tutti evitare polemiche, concentriamoci sugli aspetti tecnici. Onestamente, una piccola cosa che parlavo con alcuni colleghi prima, ecco, non vorrei che ci fosse rassegnazione anche da parte dei tecnici. Oggi, personalmente, vi dico la mia, visto che l'evento è stato comunicato abbastanza, onestamente ci aspettavamo un po' più di presenza dei tecnici, no? Su queste cose il tecnico, quando parla, chi combatte giornalmente con la ricerca e porta nuovi risultati, i tecnici del territorio devono dire presente, secondo me, no? Però vedo che psicologicamente il clima non è facile sul territorio, quindi però vorrei che non ci fosse arrendevolezza, no? Che ci fosse una sorta di lasciare ormai l'onda va avanti, si vede va avanti, anche i tecnici si arrendessero, perché questo non deve essere. Questo non vuole essere un momento di tristezza, vuole essere solo un tema da tenere presente. E quindi vi auguro buon lavoro e ripasso la parola. Ti ringrazio, Vittorio. Rosario Centonze, presidente dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della provincia di Lecce. Grazie a tutti voi, grazie all'APRA, grazie agli intervenuti, nonostante il caldo hanno sfidato proprio il caldo a stare qui a parlare di tecnica. Questa è una amara considerazione che facevamo prima con Vittorio, vedere metà strada vuota. Come mai? È vero ovviamente che il problema non è sentito, no, il problema è sentitissimo, però è ovvio che noi abbiamo la forza, lo dico come tecnici che siamo sul luogo, no, che per primi hanno affrontato il problema, di andare oltre. Noi stiamo andando oltre, oggi vedremo e sentiremo chi è andato oltre l'azienda, chi non si è lasciato convincere da fake news, da scie, chi mi permettete, no? Ne abbiamo sentite di tutti i colori, ne abbiamo sentite. E per noi tecnici che abbiamo come obiettivo quello di informare e di formare, è stato difficile, difficilissimo combattere. Noi non inseguiamo 5 minuti di notorietà sui social, nella maniera più assoluta, noi divulghiamo scienza. E per noi è stato difficile dall'inizio affrontare questo problema. Adesso ovviamente intravediamo, diciamo, la luce in fondo al tunnel, no? Abbiamo speranza, noi siamo sul luogo, vogliamo combattere. Ad esempio, io vi dico quello che è partito, che si è partito dall'ordine di Lecce, dalla volontà, dalla follia, permettetemi, dalla follia di alcuni colleghi e del Consiglio, di cui mi onoro di presiedere, e
vedere il laboratorio di pianificazione territoriale. Noi siamo partiti da, questo, da questa semplice considerazione. Domani faremo un nuovo tipo di olivicoltura, ma dove andremo a fare? Su tutto il territorio salentino? Certamente no. E allora abbiamo cominciato a studiare la vocazionalità del nostro territorio. Abbiamo cominciato a mettere strato su strato tutte le conoscenze di cui avevamo disposizione, di cui dobbiamo conoscere, dobbiamo avere a disposizione per poter poi dare agli agricoltori, agli imprenditori agricoli, quel giusto consiglio, il giusto parere tecnico, il giusto consiglio tecnico, cioè tornare effettivamente a fare tecnici. E queste occasioni fatte a Lecce non ci riempiono d'orgoglio, perché vuol dire ovviamente che torniamo a parlare di tecnica, che non parliamo più di notizie, non dico false, ma insomma, cioè, ci siamo stancati di rincorrere la verità. La verità è nella scienza, è questo che noi professiamo da sempre, è questo che noi vogliamo fare. Quindi grazie, io vi ringrazio, termino il mio intervento, era soltanto un saluto, auguro a tutti voi buon lavoro, grazie all'Istituto Bancario, perché per primo ci vede, siamo una banca, ci vede, sta qui, vuol dire che è importante anche questo, vuol dire che qualcuno crede che il territorio può fare qualcosa, può investire, può risorgere. Grazie all'università e grazie anche ovviamente a Giovanni Mercane, scritto d'ordine invece, di cui apprezzo l'abnegazione, la volontà, ma qualche volta non siamo d'accordo su alcune cose, però ovviamente è una persona animata da tanto spirito, da tanta voglia di riuscire e di amore per il suo territorio che tutti dovremmo avere. Grazie. Ringrazio i colleghi Chiri, Centozze, l'impostazione che a loro hanno dato è quella corretta. Siamo tecnici e dobbiamo ragionare da tecnici intorno ad un problema difficile. Sappiamo che è difficile, sappiamo che non dobbiamo arrenderci. E iniziamo i lavori con Pierfederico Lanotte. Una cosa vorrei dire, abbiamo quattro interventi, cerchiamo di limitarli intorno alla mezz'ora in maniera tale che possiamo lasciare qualcosa per poter anche discutere. Allora, Pierfederico Lanotte parla ai primi risultati sulla resistenza varietale al batterio Xylella fastidiosa su specie Pauca SP53. Se noi siamo qui a ragionare di reimpianti e di reinnesti e perché ci sono olivi resistenti a Xylella. Questa è la cosa fondamentale. Se non ci fossero questi olivi, noi qui non potremmo discutere di queste cose, non potremmo fare quello che speriamo di poter fare, reimpiantare e ripartire. Grazie. Buonasera a tutti, dunque io vi parlerò a nome del gruppo di cui faccio parte, di SPCNR, un po' dei lavori che ad oggi sono stati condotti, un po' lo stato dell'arte per quanto riguarda il discorso delle resistenze varietali. E voglio specificare rispetto alla locandina che non parliamo solo della subspecie Pauca, ma dobbiamo specificare che queste valutazioni di resistenza sono importanti in un genotipo specifico, perché non tutte le Pauca si comportano allo stesso modo, quindi noi non possiamo generalizzare, parliamo solo del ceppo SP53 che sappiamo essere l'unico presente nella regione Puglia, e quindi i risultati anche di questa valutazione di resistenza non sono per questo generalizzabili ad altre situazioni. Oltre un secolo dopo ci troviamo di fronte ad un altro fenomeno epidemico di portata potenzialmente globale come è stata la fillossera. Perché faccio questo parallelo? Perché nel caso della fillossera la soluzione definitiva, almeno quella che oggi la consideriamo definitiva, è stato proprio un discorso legato alle resistenze genetiche. L'adozione di un portinnesto resistente o di portinnesti resistenti ha consentito di risolvere un problema che al tempo non era risolvibile con mezzi di lotta, perché così come allora non c'era modo di combattere Filoxera, oggi non c'è modo di combattere Xylella.
Io uso spesso questa diapositiva per comprendere i due problemi fondamentali che abbiamo nella regione Puglia e che come ricercatori dobbiamo fronteggiare. Uno, il primo di cui parliamo oggi, è proprio quello di trovare sistemi di convivenza con il batterio. Sappiamo tutti che ormai dal 2015 è stata abbandonata in qualche modo l'idea di poter eradicare il batterio dalla penisola salentina, e quindi dobbiamo pensare in termini di convivenza con il batterio. Altro discorso completamente diverso è quello del contenimento dell'epidemia tra i denti. Ma il Salento, ormai oltre il 40% del territorio regionale, richiede un intervento e soluzioni appunto di convivenza con batterio e malattia. Due parole riguardo alla terminologia che sono importanti. In definitiva, riguardo alla relazione tra le piante e la loro reazione alle infezioni, usiamo e sentiamo parlare di questi termini: suscettibile, immune, tollerante, resistente. Immune è una pianta, e speriamo di averne diverse specie anche qui, che non è suscettibile assolutamente al patogeno. Suscettibile invece è una che subisce danni. Abbiamo poi due concetti intermedi, che sono quello di resistenza, e cioè di piante che, pur essendo infette, riescono a resistere all'infezione, e piante che tollerano invece l'infezione. Vedremo che la differenza è sottile tra le tolleranti e le resistenti, e vedremo perché noi le due varietà, sapete bene, l'Eccino e Favolosa, che abbiamo identificato come resistenti, appunto non possono essere definite tolleranti. Questi sono appunto casi delle piante, proprio nei confronti del nostro ceppo, l'ST53. Abbiamo le due varietà suscettibili più diffuse in Salento, di Arola Salentina e Celina Minardò. Abbiamo invece la vite, che è immune al ceppo, così come del Pauca, ST53, così come gli agrumi, mentre la stessa Pauca proprio in Brasile causa disastri sugli agrumi. Tutto è partito in qualche modo da evidenze empiriche in campo. La patologia vegetale, appunto, oltre al discorso della filossa, ha tantissimi casi ed esempi di risoluzione di grossi problemi altrimenti risolvibili con la genetica, quindi proprio col germoplasma del materiale. Altre foto, vedete gli agrumi a causa della tristezza, un virus, anche in quel caso l'adozione di un porto innesto ha risolto il problema. Ma anche nel caso della xylella, in altri paesi che hanno il problema da molto più tempo di noi, si lavora sulle resistenze. In Brasile, ad esempio, si lavora su varietà resistenti e ci sono specie resistenti. Vedete, proprio a Pauca, sia il mandarino che il tangerine, che anche il limone e l'ali sono resistenti al batterio, mentre l'arancio vero invece è suscettibile. Ma anche il vite, che è un grossissimo problema, sapete, Pierce disease, xylella fastidiosa, su vite in California, ma non solo in California, anche in quel caso si sta lavorando molto, e alcune viti americane, in particolare viti sulle putrefoglie, sono stati trovati geni di resistenza proprio a xylella, e sono chiaramente partiti una serie di programmi di breeding. Ma vedete, il caso delle resistenze, proprio nella situazione epidemica pugliese, non abbiamo ritrovata solo nel caso dell'olivo, ma anche in altre specie, e questo ci fa capire che specie anche non coevolute con il batterio possono avere varietà che hanno resistenze. Vi faccio degli esempi. In questo caso, tra i 34 ospiti del nostro ceppo, abbiamo le Westringer, piante ornamentali. Ebbene, una differenza enorme tra Westringer fruticosa e Westringer glabra. Entrambi ospiti, però uno praticamente, appunto, una specie, la glabra, che non abbiamo mai trovato sintomatica e che quindi possiamo definire tollerante, perché ha un'altra concentrazione del batterio, ma non subisce sintomi, e l'altra specie, la fruticosa, che invece ha estesissimi disseccamenti. Ma la stessa cosa la possiamo ritrovare in oleandro. Se ci avete fatto caso, ci sono oleandri a fiore bianco, che sono quelli che subiscono i maggiori danni. Qui vedete, in una siepe di oleandri alternati,
rosa, rossi, bianchi, e sapete quel bianco giallastro, solo il bianco subisce danni enormi e addirittura seccano le piante. E ancora, non abbiamo finito, questa è un'altra specie ospite ornamentale, la Dodonea viscosa. Ebbene, esistono due varietà botaniche, la purpurea e la green, la verde in qualche modo. Ebbene, la purpurea secca, la verde non l'abbiamo mai trovata infetta. Non abbiamo, i campioni che abbiamo analizzato non li abbiamo mai trovati infetti. Ancora il mirto che è altra specie ospite, il mirto spontaneo, tarentina che troviamo nella macchia mediterranea, non l'abbiamo mai trovato infetto, abbiamo trovato infetto invece mirti ornamentali della varietà microfilla, più di una pianta. Quindi questo testimonia ulteriormente come effettivamente in specie che non avevano probabilmente mai incontrato prima il batterio abbiamo fenomeni di resistenza o di tolleranza anche completa. E veniamo all'olivo. L'olivo, specie originaria del Mediterraneo, con una grandissima biodiversità, che è rappresentata, vedete, non solo dalle varietà autoctone locali, ma anche da varietà di tante altre regioni, tanti altri paesi mediterranei, e perché no, anche dai semenzali spontanei, che ognuno dei quali rappresenta potenzialmente un genotipo diverso e quindi una nuova potenziale varietà. Tutto questo germoplasma può essere esplorato alla ricerca proprio di situazioni tipo questa, che sono quelle che comparse fino all'inizio nelle zone di centro dell'epidemia. Nel 2014 già filari di leccino completamente verdi a fiacco a filari di cedrino degli aroli completamente disseccati. Sono situazioni molto frequenti, basta che andate per esempio sulla strada anche verso Santa Maria di Leuca, nella zona di Gento, trovate tantissimi casi, perché il leccino è la terza varietà più diffusa del Salento, introdotta circa un secolo fa, diciamo varietà duplice attitudine e quant'altro, si utilizza abbastanza. Quindi non abbiamo tantissime situazioni con questa evidenza, che sono state subito, vedete, attenzionate. Qua abbiamo addirittura campi, in alcuni casi coetanei, che hanno proprio, basta ad occhio nudo, si evidenzia una differenza di comportamento evidentissima. Queste segnalazioni che ci sono pervenute proprio da colleghi tecnici agronomi del territorio sono state subito poste sotto la lente di ingrandimento e in qualche modo si è andati ad analizzare, a vedere che cosa succede in leccino. Ebbene, prima di tutto scopriamo ogni dubbio: il leccino si infetta e troviamo il batterio fino a livello dei capillari delle radici, però con una concentrazione batterica molto ma molto bassa. Questo è il concetto di resistenza. Se invece avessimo una pianta con alto titolo batterico senza sintomi, allora avremmo una pianta tollerante, ma la pianta in sé, in questo caso il leccino, resiste alla moltiplicazione del batterio. Si sta studiando perché ostacola la moltiplicazione, la velocità di moltiplicazione del batterio, però di fatto non consente al batterio di raggiungere concentrazioni molto alte. E in leccino possiamo trovare anche piccoli disseccamenti localizzati, ma abbiamo evidenza, oggi sappiamo che in qualche modo il batterio sembra essere entrato diciamo nei nostri territori intorno al 2008-2009 più o meno, come questo ci indicano i dati genetici più recenti di studi anche condotti da colleghi americani. Ebbene, nelle zone focolari, il primo focolare significa che l'eccino è stato esposto quasi 10 anni ad una enorme pressione di malattia, e quindi in qualche modo abbiamo, guardate la foto a destra è di ieri, esattamente di ieri in angolo di Gento. Nel caso appunto della abbiamo situazioni molto ma molto evidenti, quindi l'eccino è stato esposto per lunghissimo tempo a pressioni di malattia. Per quanto riguarda la concentrazione, dati della tecnica oggi disponibile più sensibile, cioè la realtà PCR, indicano che è circa 100 volte meno concentrato che in Ogliarola Salentina, e questo dato è perfettamente ripetibile. L'abbiamo verificato in decine di campi diversi, in decine di areali, comuni diversi, e in migliaia realmente di campioni. Anche nel corso del tempo non abbiamo mai osservato
un fenomeno di accumulo da un anno all'altro della concentrazione batterica, cosa che in qualche modo si spiega perché tutte le piante arboree ogni anno producono una nuova cerchia xilematica che nasce pulita, nasce efficiente, che quindi evidentemente il batterio non è in grado di colonizzare in maniera sufficientemente veloce. Questo è un po' un grafico che vi illustra quello che vi dicevo prima, cioè il concetto appunto di resistente. In questo caso, vedete, in una scala di suscettibilità che va dalla massima suscettibilità alla minima di suscettibilità, cioè all'immunità, possiamo posizionare le due varietà che abbiamo trovato, le Cino e FS17, più o meno in questo, vedete, in questo punto. Quali meccanismi di resistenza? Ebbene, siamo subito partiti nel cercare di comprendere di che resistenza si trattasse. Che si è fatto? Sono state prese piante di leccino e di aurora, sono state in condizioni controllate, inoculate con il batterio, e si è vista poi la reazione. Cioè, si è andati a prendere tutti gli RNA messaggeri prodotti dalle piante e si è fatta un'analisi genomica di trascrittomica completa per vedere che succede. Ci sono geni che vengono accesi o spenti, sovrascritti, sottoespressi, vedere effettivamente dopo l'infezione come si comportava in maniera differenziale queste due varietà. E il risultato che si è visto è molto interessante, perché sono diversamente da quello che ci aspettavamo, sono moltissimi i geni che sono coinvolti. Che significa? Non è una resistenza monogenica o oligogenica, sapete, quelle che facilmente possono essere superate anche, per le quali si utilizzano strategie anti-resistenza, ma sono coinvolti processi metabolici molto complessi, quindi famiglie di geni anche molto diverse tra di loro. E vedete che ci sono geni legati ai recettori, di membrana, geni relativi alle pareti cellulari, geni legati agli stress da siccità e geni anche relativi sempre alla, però di diverso genere, relativi alle pareti cellulari, che in qualche modo sembrano avere un effetto proprio nella mobilità del batterio tra i vasi dello xilema. Qua ci sono tutta una serie, non posso entrare nel dettaglio per questioni di tempo, ma ci sono tutta una serie di indicazioni e alcuni di questi geni sembrano essere coinvolti in resistenza xilella anche in altre specie. La ricerca sta proseguendo molto, soprattutto appunto nel caso del leccino è molto avanzata, e in qualche modo vedete ci sono una serie di geni che vengono sovraespressi, quindi in ogni aurora, soprattutto quelli legati allo stress ossidativo, legati in qualche modo alla risposta allo stress idrico, e in qualche modo appunto degli aurora paradossalmente sembra soffrire di più lo stress idrico in seguito all'infezione da xylella rispetto proprio alle cime. Qua ci sono tutta una serie di altre prove relative per esempio a questi recettori di membrana che sembrano anche essere coinvolti. Perché ci stiamo anche soffermando sui singoli geni? Perché uno degli obiettivi, poi vedrete dopo una slide che abbiamo, è quello di individuare dei marker di resistenza, cioè di individuare dei geni che possano essere individuati per usati, scusate, come strumenti di selezione veloce in, per esempio, programmi di breeding. Cioè noi abbiamo semenzali, stiamo trovando semenzali asintomatici, Giovanni Mercati ve ne parlerà dopo. Ebbene, se avessimo oggi uno strumento che in 24-48 ore ci permette di dire questo è buono, questo non è buono, il lavoro sarebbe molto, ma molto più rapido. Questo è uno degli obiettivi che questi studi di base sulle resistenze ci diciamo, potranno consentire un domani. FS17. Anche in questo caso il numero di pianti, di campi seguiti molto più basso rispetto al leccino,
chiaramente il numero di piante per singolo campo ci dà una certa affidabilità statistica e ci consente di dire che in FS17 la concentrazione del batterio è ancora inferiore che in vaccino di un altro, diciamo, circa 10 volte rispetto appunto all'ECIO, anche se gli studi non sono così avanzati. In questa slide vedete che è un elenco di varietà. Queste sono le varietà che noi abbiamo trovato, perché erano presenti nel Salento, anche se non spesso in un numero di esemplari diciamo poco significativo, però sono varietà che sicuramente sono state esposte per molto tempo al batterio. Ebbene, vedete che abbiamo trovato due varietà su 16 più o meno con un buon livello di resistenza e due altre varietà, Frantoio e forse Ascolana, che non sono tanto resistenti ma sono sicuramente meno suscettibili degli oli alla Cellina. Questo significa che la percentuale diciamo di varietà resistenti non è così bassa, 2 su 16 è più del 10%, e questo ci fa capire che due varietà per noi almeno non è un punto di arrivo ma è assolutamente un punto di partenza, perché significa che dobbiamo cercare, esplorare la biodiversità olivicola nella ricerca di resistenze. Gli studi stanno proseguendo anche a livello anatomico. La prima idea, perché le cinoresiste, magari ci avrà i vasi di diametro maggiore, la cosa più semplice, in realtà ci consentono di capire che non solo il diametro dei vasi in senso assoluto è un dato importante, ma per esempio la disposizione dei vasi xilematici tra le diverse varietà, e che può avere un ruolo, anche se abbiamo visto molte vie enzimatiche e metaboliche sono coinvolte. E ancora gli studi anatomici hanno consentito di notare che, per esempio, in questo caso Cellina, è la pianta stessa che reagisce e occlude i suoi vasi con la produzione di chille, proprio per cercare di ostacolare, diciamo, l'avanzata del nemico. E quindi come se gli tagliano davanti i pomi, però in qualche modo la pianta, diciamo, si autodanneggia occludendo proprio con delle chille i suoi vasi xilematici. Questo appunto è un approccio che ci consente di acquisire sempre più informazioni. Altro dato molto importante, preliminare almeno per quanto riguarda l'eccino, è il comportamento nei confronti del vettore, perché abbiamo visto che la varietà resistente è anche un pessimo serbatoio di inoculo per l'ascutacchino, perché la concentrazione batterio è basso, non riesce ad acquisirlo e quei pochi individui che lo acquisiscono non riescono a trasmetterlo. Questo che significa? Che l'eccino potrebbe essere, l'eccino, dico, varietà resistente in genere, non solo uno strumento produttivo per il territorio, ma anche una barriera naturale all'avanzata della malattia e alla diffusione dell'epidemia. Certo, ci dobbiamo mettere in qualche modo in testa che anche le varietà resistenti vanno condotte in maniera diversa da prima, e quindi anche il controllo del vettore, certamente all'eccino pericolosa non gli fa bene avere iniezioni di batterio continue e multiple praticamente ogni giorno. Quindi anche in prospettiva di una ripresa di coltivazione con varietà resistenti, il controllo del vettore è fondamentale. Il risultato della ricerca ha avuto in questo caso un'immediata ripercussione sulla normativa, e come sapete nel maggio del 2018 è caduto il divieto assoluto di impianto di specie ospiti sul territorio pugliese, sebbene in qualche modo c'è un margine di rischio sperimentale legato al fatto che noi non abbiamo come ricercatori in tutta coscienza una osservazione di lungo periodo e anche in qualche modo stiamo, anche se non l'abbiamo ancora completamente fatto, stiamo verificando il comportamento produttivo, cioè per esempio l'eccino sì resiste ma subisce un danno quantitativo nella produzione e di che entità. Non è, sapete meglio di me che serve tempo e servono osservazioni ripetute per avere dati. Questa è un'informazione nuova forse perché è molto recente, è di circa una settimana fa. Sapete che tutti parlano del discorso dell'auto sterilità di vaccino, anche seppure qualcuno dice che ci sono cloni autofertili o comunque più diciamo che riescono a produrre. Ebbene,
sebbene nei programmi, in alcuni incroci infatti, si avevano già produzioni di segni, è stata prevista, abbiamo fatto, stiamo conducendo una prova di impollinazione incrociata tra Leccino e FS17, che è stata condotta, e la settimana scorsa abbiamo fatto il primo conteggio dei primi frutticini allegati. Dico che è un dato preliminare perché normalmente si fa un secondo conteggio per escludere la presenza di frutti partenocarpici. Comunque il risultato a grandi linee è che FS17 sembra essere un ottimo impollinatore per Leccino, ed è confermato invece che Leccino da solo, insacchettato, senza fiori esterni o con fiori dello stesso Leccino, ha una percentuale di allegagione inferiore inferiore all'unità, e quindi molto ma molto bassa. Per quanto riguarda le resistenze genetiche, fondamentalmente stiamo seguendo tre linee di attività. Una è quella di realizzare campi sperimentali per valutare la suscettibilità del germoplasma clinico. Io credo che per noi quelle due varietà sono un punto di partenza, e quindi ne stiamo testando molte ma molte di più ormai da alcuni anni. Poi altro approccio è quello della valutazione degli innesti, per sia come tecnica per identificare resistenze, ma anche per il recupero, cercare di salvaguardare gli olivi centenari e millenari, e di questo vi parlerà appunto Giovanni Mercarne. E poi anche l'ultimo punto, la ricerca di semenzali resistenti, di cui anche non vi parlerò io. Queste sono alcune delle immagini dei primi campi realizzati. Inizialmente quindi si sono piantati, oggi abbiamo circa 8 ettari di campi realizzati con piantine di varietà diverse, esposte in alcuni casi a infezione naturale, in altri casi ingabbiati con i vettori, quindi inoculati, e complessivamente abbiamo una prima prova che è partita nel 2015 nel progetto Ponte e poi successivamente disfatto, con circa 90 varietà di prova, varietà di grande diffusione di altre regioni, di altri paesi, e poi vedete quest'anno sono andate in campo 85 varietà minori recuperate in un progetto condotto dall'Università di Bari che si chiama Redoxi, le varietà recuperate, identificate nel progetto regionale di recupero del germoplasma olivicolo pugliese. Quindi in qualche modo con questo approccio già gran parte del germoplasma pugliese sotto valutazione. Altra tecnica che si sta utilizzando in questo caso per circa una settantina di accessioni di varietà è quella dell'inoculazione con del batterio puro nelle piante, saggi di patogenicità in qualche modo, che hanno una grossa limitazione. Noi li produciamo a Bari in condizioni controllate, dove gli spazi disponibili sono veramente esigui, perché chiaramente vanno effettuati in zona immune in condizioni di estrema sicurezza, quindi gli spazi sono limitati. E qua iniziamo a vedere alcuni dei risultati, sebbene sono risultati in questo caso, vedete, di percentuali di piante infette nelle 12 ripetizioni, e quindi non sono risultati già di resistenza, ma si iniziano a vedere i risultati delle piante che si sono infettate in campo. Quindi oggi non vi potrò dire se tra queste c'è la terza o la quarta varietà resistente, però significa che i dati si stanno accumulando, iniziano ad avere una certa solidità anche statistica nel corso del tempo. Qui siamo a 3 anni dall'impianto delle piantine. Lo stesso approccio lo stanno seguendo in Spagna, per esempio. Sapete che soprattutto che nelle isole Baleari hanno anche una xerea che va sul suo olivo, ebbene anche in questo caso, in condizioni controllate, stanno testando le loro varietà più importanti. Vedete, ci stanno anche alcune sia in condizioni controllate ma anche in pieno campo nelle isole Baleari, dove come da noi ormai la situazione è di una infezione diffusa. Che cosa invece fare per salvare i monumentali? Questa è un'altra scommessa sperimentale. L'idea in qualche modo è venuta osservando piante in cui in estate con Leccino molti anni fa l'unica parte, porzione che sopravviveva era proprio quella di Leccino. Con questo approccio è partito sia
un grosso progetto in pieno campo su 13 ettari con circa 440 varietà per sovraindestate su piante infette, su piante già infette, già che avevano i primi sintomi, ma anche diciamo si sta cercando di vedere se con questa tecnica, se sostituendo la chioma di una varietà suscettibile come una resistente, riusciamo diciamo a far sopravvivere il tronco. Tra queste 440 varietà considerate che ci sono varietà oltre che di tutte le regioni italiane, di altri paesi, anche accessioni da avanzate, selezioni avanzate da incrocio e addirittura genotipi selvatici. Questa è una prima pianta che abbiamo osservato ad Alezio, vedete, innestata, una branca, l'unica viva su un tronco di Viola Salentina. Questo era nel febbraio del 2016 e questo è, vedete, nel luglio del 2018. La pianta sta esattamente nelle stesse identiche condizioni. La base dell'idea in qualche modo si sostanzia anche considerando che tutto il leccino presente nel Salento è quasi tutto innestato su semenzali e quindi di quei semenzali ognuno può essere considerato come una varietà diversa, non solo se non è materiale clonale. E che significa? Quindi è possibile che tutti i semenzali siano resistenti? No. E quindi questo ci può dimostrare indirettamente che il leccino su genotipi in più diversi e svariati riesce a resistere e a vegetare. E ancora, altra considerazione importante è che tutte le piante di olivo esistenti nelle prime aree popolari sono state sottoposte a lunga pressione di inoculo e ancora che appunto abbiamo esempi sempre più frequenti di piante che continuano a sopravvivere. Questo progetto quindi è nato con obiettivi diversi, provare a tentare di salvare i secolari, accelerare un pre-screening del germoplasma per l'assistenza a Xylella, ma anche capire il grado di rischio di olivicoltura di altre regioni o di altri paesi, di confronto almeno del nostro genotipo. Questa è un'altra pianta, ne abbiamo trovate tre anzi, in angolo di Copertino a settembre 2018, esattamente innestate però 50 anni fa, mezza pianta con leccino, e in entrambe le piante, qui addirittura è stato fatto un trascrittore, quindi abbiamo moltissimi dati e avremo moltissimi dati, è verificato in tutte e tre le piante che la concentrazione batterica è completamente diversa da questa metà pianta di leccino al tronco e anche all'altra parte di Viola Salentina. Questo conforta chiaramente le nostre osservazioni. Il progetto è partito con i primi innesti ad aprile del 2016, e che significa che volontariamente l'azienda Melcarne e noi ricercatori del CNR ci siamo messi a disposizione per partire prima ancora di avere uno straccio di finanziamento. Ebbene, a due anni, quasi più di due anni e mezzo di distanza, finalmente nel dicembre scorso è stato firmato e è stato finanziato questo progetto, che ci consente sicuramente di accelerare anche in qualche modo le attività sia in campo che in laboratorio. Come vi dicevo, lo studio della genetica dei meccanismi di resistenza ha l'obiettivo, questa era la slide che avevo anticipato prima, ha l'obiettivo di sviluppare marker molecolari per poter effettuare un'attività di screening, di selezione del miglioramento genetico. E qua vedete già un esempio, questo un primo esempio di semina di semi ottenuti da incrocio per la resistenza proprio, quindi usando come genitori leccino di FS17, e comunque ci sono diversi programmi di ibridi che diversi gruppi di ricerca hanno iniziato a portare avanti. Chiaramente sono il breeding classico richiede tempi molto molto lunghi, però si lavora in parallelo su tante linee di ricerca e non se ne può tralasciare e trascurare nessuno. Quello che è stato detto finora su olivo è valido anche su altre colture ospiti. E il mandorlo, per esempio. Il mandorlo è una coltura ospite, può tranquillamente essere un'ottima alternativa
pianta xerofitica all'olivo per il Salento, perché pensare di reinvestire solo con olivo e ripristinare l'uniformità genetica che c'era prima e che ha causato in parte il disastro dell'avanzata veloce dell'epidemia è una pazzia. Dovremmo cercare di differenziare anche colture e quindi puntare su colture che possono essere proponibili nell'ambiente salentino. Ebbene, nel caso del mandorlo abbiamo un germoplasma pugliese ricchissimo, che tutto il mondo ci invidia, che chiaramente deve essere testato. Finora la priorità assoluta era quella dell'olivo, ma c'è tantissimo lavoro da fare. Nel caso, per esempio, del mandorlo, non sappiamo nulla del ciliegio, perché finora l'epidemia ha interessato una zona dove il ciliegio non è una coltura specializzata, non abbiamo tanti collezioni, non abbiamo idea di se ci può essere un effetto varietà resistenti o più o meno suscettibili, e quindi un'attività che va svolta anche in questo caso. E non solo, perché stiamo cercando e verificando anche specie immuni o resistenti. È stato dimostrato per la vite, e questo è stato un po', se vogliamo, una salvezza per il vivaismo viticolo salentino. Oggi abbiamo quasi concluso i saggi di patogenicità su oltre 25 varietà che consentiranno anche di eliminare la dermoterapia delle barbatelle su queste varietà molto diffuse, ma la cosa si sta estendendo ad altre colture, e quindi vedete su pistacchio, su mespolo del Giappone, su carrubo, su melograno, su mango, ancora su pero, su cachi, su noce. Noi dobbiamo anche dimostrare che queste specie non sono ospiti del nostro centro. E io dirò di più, dovremmo farlo anche sulle colture, sulle specie di interesse forestale, perché obiettivamente, come diceva il Presidente, dobbiamo ripensare a un territorio diverso, è stato sconvolto e dovendo ripartire non si può ripetere gli errori fatti nel passato. E vi ringrazio per la nostra. Ringrazio Pepetin come nota per la presentazione. L'aspetto delle resistenze è fondamentale in tutto quello che noi stiamo cominciando a fare. Passo la parola a Giovanni Mercarne, che ha una relazione sulla tecnica del reinnesto e il valore agronomico dei semenzali. Ecco, anche in questo caso la ricerca di resistenze nel germoplasma fatto autoctono del Salento. Buonasera a tutti, grazie innanzitutto per l'invito di Artra, dell'amico Vittorio e Sebastiano, un grande amico e compagno di viaggio. Allora, io sì, sono un agronomo, però sono in doppia veste anche imprenditore, e probabilmente la combinazione di un agronomo che è anche imprenditore probabilmente fa scaldare ancora di più i cuori e le necessità per quello che stiamo vivendo. Il patrimonio secolare della mia famiglia praticamente distrutto, e quindi per trovare una soluzione bisogna per forza seguire la comunità scientifica. L'ho fatto dal primo momento, l'ho fatto sia come supporto mediatico alla comunità scientifica, ma anche fattivamente e concretamente sul territorio, perché soltanto chi conosce bene, come lo conosco io, ma come tanti altri agricoltori e colleghi, chi conosce bene il territorio può sicuramente fornire informazioni utili alla comunità scientifica. Ovviamente in questo percorso, come vi ho detto l'amico Pier Federico, ci siamo pure preoccupati di in qualche modo salvare il paesaggio, o quantomeno di cercare di salvare quello che c'è da salvare, perché ormai la provincia è praticamente quasi distrutta, tranne un po' forse il versante ionico, che ha qualche isola per il momento felice. Ma io penso alla Piana degli Ulivi, che è un patrimonio inestimabile non certo soltanto della Piana degli Ulivi, ma è del mondo intero,
e anche per un'azienda come me, lontana da quei posti, però che produce oro, fregiarsi comunque di un patrimonio che magari addirittura salvato da questo dramma, sicuramente anche dal punto di vista aziendale diventa fondamentale. Ovviamente tutto quello che vi dico è stato ragionato e condiviso con la comunità scientifica. Sono molto rigoroso su questo perché lo contesto a molti, i pensieri propri valgono solo in casa propria. Quando si parla di certi argomenti è giusto confrontarsi e usare soprattutto il buonsenso. Parliamo di sovraminestro, tecnicamente è corretto chiamarlo così, di fatto è un cambio varietale di cultivar suscettibili, a differenza del rinestare, che invece tecnicamente significa ripristinare un innesto ormai diciamo secco. Abbiamo istituito, come diceva sempre Pier Federico, dei campi sperimentali sui quali innestare le 440 varietà, ma mettendolo anche a confronto sulla stessa pianta, parliamo di 5 varietà su ogni pianta, dove si possono vedere anche empiricamente le differenze. Noi stiamo notando l'oliarola che secca, cioè parliamo di innesti di malze prese in zona indenne, innestate su una pianta infetta, così abbiamo fatto con il leccino, l'oliarola reinnestata sta seccando, il leccino continua a vegetare e addirittura a produrre. Abbiamo iniziato anche questi campi sperimentali per andare a valutare la tecnica dell'innesto, perché ce ne sono diverse tecniche, però qui ci troviamo di fronte a un problema, a un patogeno da quarantena che dà tempo limitato di sopravvivenza alle piante. Quindi è giusto andare a sviluppare, adattare una tecnica che deve essere quella che garantisca una ricostituzione nel più breve tempo possibile della cauda fognaria della pianta. E quindi siamo partiti con una tecnica a pezza che è della zona del Varese Terlizzi, una tecnica che è stata utilizzata per trasformare la cima di Bitonto in corratina. E quindi siamo partiti chiamando degli innestatori professionisti di quella zona. E qui vedete già dei primi innesti germogliati, una tecnica abbastanza complessa che inizialmente dava anche coraggio e fiducia, però poi sono nati problemi perché importati in un ambiente completamente diverso, poi ne abbiamo potuto vedere i limiti che poi vedremo poi successivamente. Abbiamo anche stabilito con dei criteri la qualità delle malze, tenete conto che ci vogliono delle malze di circa un diametro di una monetina almeno di 50 centesimi, se non di un euro, di due euro. Questo già rappresenta un limite perché provate a immaginare andare su un leccino e togliere tutte le malze di questo pianto, significa demolire la pianta e quindi significa non avere a disposizione queste malze dai proprietari, perché i proprietari consentono il prelievo delle malze salvo che o salvo l'istruzione della pianta, e quindi questo già rappresenta un primo limite. Poi abbiamo pure cercato in qualche modo di affinare la tecnica e di stabilire, perché è un altro compito di questo progetto, di stabilire il punto di non ritorno della pianta, cioè fino a quale punto può essere innestata, oltre il quale la pianta, anche se innestata, non riesce comunque a sopravvivere. Questo è dei particolari del progetto. In basso vedete dei mucchi di marze dove abbiamo già staccato la corteccia innestata, e quello è il risultato delle 400 varietà, una parte delle 400 varietà, e per seguire il protocollo sperimentale ovviamente ci muovevamo sui campi con la bicicletta perché dovevamo percorrere chilometri e chilometri al giorno, perché il protocollo prevedeva 5 repliche per ogni varietà per ogni modo randomizzato. Quindi si prende una varietà, bisogna spostarsi per tutte e 5 le piante, però distribuite su tutto il campo di 5 ettari, di 4 ettari. Questo per esempio è un esempio di un albero che, se vedete, non c'è.
questa già diciamo la parte del cambio imbrunito a differenza di questo. Quindi questo, anche se stacca la corteccia, già è un sintomo, diciamo, di una pianta che è andata oltre diciamo il momento ideale per l'innesto. Questi sono già innesti di un anno, a fine dell'anno. Questo è il gruppo di lavoro, c'è anche il collega Francesco Specchia, che è uno dei volontari di questo progetto, che ci segue, ci ha seguito dalla fine del primo giorno. Questo è ad esempio un innesto a pezza di 2 anni, già entrato in produzione, esattamente di Leccino. E poi abbiamo i problemi molto seri che hanno rischiato di distruggere completamente il lavoro di un anno e mezzo sul 14 ettari. Ci sono 2 tipi di insetti, la cicidonia sugiscorza e la zeozeratina, che hanno praticamente raso al suolo l'80% di prima battuta degli innesti. Praticamente, in modo particolare, la zeozeratina, in modo particolare la cicidonia sugiscorza, già nella fase di attecchimento della pezza, interviene e distrugge tutto il tessuto cicatriziale e quindi crea il distacco della pezza, e nei 20 giorni dovrebbe chiudersi, diciamo, l'attecchimento. Noi andiamo a scoprire la pezza che è coperta dalla corteccia originale e troviamo soltanto centinaia di questi insetti arancioni, queste larve arancioni, e la pezza morta. La differenza rispetto nel Varese è sicuramente alla faccia di chi pensa che il Salento è invaso da insetticidi, il fatto che i trattamenti non se ne fanno, quindi abbiamo delle pullulazioni di questi insetti che non si riesce a contenere, a gestire in nessun modo. Abbiamo tentato di tutto, tessuto non tessuto, per coprire l'innesto, mastice mischiato con insetticida, praticamente si riesce un po' a ridurre, ma la cicidonia continua a fare i danni pressoché nello stesso modo, diciamo, un innesto fatto in condizioni, diciamo, ordinarie. Ovviamente questa tecnica ha un altro particolare negativo, parlo della pezza, che ha un accrescimento molto lento. Perché? Perché viene fatta su un albero con l'apparato vegetale integro. E abbiamo quindi 2 problemi. Uno, che quindi l'accrescimento di per sé è lento e che in condizioni normali può essere fatto su zone dove non c'è una patologia, una fitopatologia di questo tipo. Noi abbiamo invece la necessità di velocizzare la sostituzione dell'apparato fogliare, e lo possiamo fare sicuramente meglio con un innesto a corona, perché la pianta spinge tutto sulle marze innestate, ma in più noi, capitolzando la pianta nei vari punti, sottraiamo materiale vegetale suscettibile alla spuracchina, quindi in qualche modo riduciamo la quantità di inoculo nel tempo, quindi in qualche modo congeliamo un po' la situazione della presenza del batterio all'interno dell'oxilema sulla parte del tronco. E quindi abbiamo iniziato con degli innesti a pennino, facendo soltanto delle piccole ferite all'albero, però anche ma lasciando però sopra l'apparato fogliare intero. Neanche questo ha dato buoni risultati, finché siamo arrivati al taglio lento con gli innesti a corona. Quindi vedete 4 su 4 attecchiti. Questa è una fase successiva a circa un mese e mezzo dall'innesto. Questo è a 2 anni, questo è già un innesto produttivo su pianta infetta, nel caso specifico è proprio di favolosa questa. Quest'anno già raccogliamo le prime olive da queste piante capitozzate in estate. Questa è la pianta dell'innesto precedente, che è in produzione, dalla quale noi abbiamo preso tra l'altro il polline per fare le prove che ci dava prima Pier Federico. Ovviamente, come intervenire sugli alberi secolari? Uno degli interventi è sicuramente andare sulle branche di diametro diciamo inferiore, branche più giovani, e andare a fare, diciamo, degli interventi con circa 2-3 marze per branca, lasciando possibilmente dei succhioni, ma si potrebbe anche fare a meno, che serve anche per aiutare la pianta a ripartire e a superare lo stress del taglio in modo molto più veloce. Poi questo è l'albero che ormai molti conoscono a Lecce, un albero millenario dove ovviamente
ho fatto 62 innesti, queste sono foto ormai già di un mese fa, oggi la pianta si sta risvegliando. C'è un piccolo problema su una parte centrale apicale dove gli innesti sono ancora verdi, però sono in ritardo, per un motivo, perché quella pianta è infetta, certificata e anche sintomatica. È una foto che adesso vi farò vedere, che non ho mai postato. Sui social è avvenuto di tutto di più, l'altro ieri mi hanno pure augurato la morte, per aver innestato un albero. Questo è il clima che questo Salento medievale sta vivendo e sta facendo vivere agli imprenditori seri e ai ricercatori seri. Questa è una cosa che, anche se sono salentino, non riuscirò mai a digerire. Mio padre, che è passato la miglior vita, qualche giorno fa vide il primo albero infetto, mio padre era una quinta elementare, 3 anni fa vide il primo albero infetto e mi disse: toglilo, perché questo ti distruggerà tutti gli altri alberi. Era già una zona abbastanza contaminata di dintorni, però il principio, il concetto di togliere una pianta infetta perché è causa della morte di altre migliaia o milioni di piante, lo sapeva mio padre con la quinta elementare. Abbiamo onorevoli ricercatori e politici che questo ancora non hanno capito, purtroppo. E questo è il sintomo. Vedete dietro? Ci sono i fabbricati al di là dell'anfiteatro di Lecce, e questa è la massa enorme presa dall'alto, dove l'albero praticamente in una situazione del genere ha tempo medio un anno e mezzo di vita. Se voi andate sulla rotatoria per uscire, per andare a Brindisi, praticamente gli alberi stanno morendo, alberi con l'erbetta, senza glifosate, curati, con prodotti controllati perché è centro urbano, e stanno praticamente morendo. Su quest'albero c'è un'opposizione pazzesca, anche di qualche politichetto che sta seduto in Parlamento. E questa è la foto che aveva anche fatto vedere per Federico, che praticamente è un albero che è a copertino, dove 50 anni fa è stato innestato a sinistra con Leccino e a destra è Oliverola, come anche Pietro Oliverola. E questa è una delle evidenze sicuramente tra quelle più importanti, oltre ai dati che stanno venendo fuori dai campi sperimentali istituiti da anni fa, che lasciano ben sperare sulla diciamo, buona riuscita del innesto per salvare i monumentali, perché va precisato che no, ancora non ci sono evidenze scientifiche, ci sono ancora delle indicazioni importanti che incoraggiano ad andare avanti su questa strada. Questo è il punto di innesto fatto 50 anni fa, che si trova sotto la parata fogliare di quella pianta. Poi abbiamo provato pure altre tecniche, io la chiamo innesto a trapano, a piolo, esiste da secoli, non è stato mai utilizzato, io ho iniziato a provare 2 anni fa, un innesto molto veloce. Sicuramente questo innesto ha bisogno di essere perfezionato e compreso meglio, perché le percentuali di attecchimento sono attualmente bassissime. Parliamo in modo empirico, ancora i dati non sono stati messi nero su bianco, però parliamo del 5%, con un innesto a corona che arriviamo a 90-95% di attecchimento. Questi sono i particolari di un innesto a trapano, che è una punta conica con una larga fuori e più un tetramatite semplice in acciaio. Questi sono i germogli degli innesti a trapano, tenete conto che fa corpo unico con la pianta, mentre quello a corona o anche quello a pezza bisogna pazientare un po' di anni affinché riesca a saldarsi bene sulla pianta. L'innesto in questo caso fa corpo unico a 360 gradi ed è veramente spettacolare l'aggancio che ha sulla pianta la mazza. Questo è lo stesso innesto già che inizia a ingrossarsi la parte basale, sono altri dettagli sempre dello stesso innesto. Questo l'ho fatto questa mattina, parliamo di un innesto di 3 anni su pianta capitozzata, perché anche in questo caso vale il discorso della pianta capitozzata. In una pianta capitozzata le percentuali anche di questo innesto si alzano di parecchio. Ovviamente stiamo cercando di fare dei corsi gratuiti su tutto il territorio.
per stimolare le persone a tentare di salvare l'insalvabile. Primo perché fatte da solo li può fare chiunque, non c'è bisogno di una laurea certo per fare un innesto. È un modo anche per avvicinarsi realmente, non dai social, per essere un po' più ambientalista vero e avvicinarsi alla terra e anche agli ulivi. Devo dire che ci sono delle sensibilità, diciamo, che abbiamo riscontrato troppo poche rispetto al disastro, cosa che invece come attenzione è molto forte sulla pianta, ma probabilmente in un altro paese. Sono le 440 punti che non abbiamo innestato su questi campi, a breve inizieranno le prime verifiche, speriamo anche di aumentare il numero di piante resistenti, magari qualcuno immune, perché è fondamentale aumentare la biodiversità di questo territorio. È impensabile ricostruire il Salento con le cime favolose. Io anche la parte politica ho spesso suggerito di non finanziare tutte le superfici da impiantare delle aziende, una parte finanziaria, una parte sostenere il reddito in attesa di nuove cultivar, perché se uno oggi ha 50 ettari di sfrutti e riesce ad avere, a essere finanziato con un PSR tutti i 50 ettari, per quanto mi riguarda non ha fatto una scelta ottimale, perché è vero che ci saranno i finanziamenti per aiutare le aziende a costruire quei 50 ettari, ma il rischio che si carica quell'azienda è elevato, perché sono solo due cultivar e perché la resistenza non è certo dichiarata e limitata. Ovviamente, oltre agli innesti e alle cultivar, abbiamo anche introdotto circa 280 varietà come piante proprio, prima per avere la disponibilità delle marze, ma anche avere un confronto rispetto a quelle innestate. E queste sono state sistemate e piantumate in uno dei campi sperimentali degli innesti, in modo particolare a Ugento. Un'altra linea di ricerca che è molto entusiasmante, devo dire, e coinvolge molti agricoltori, molti appassionati, anche non professionisti, che è quella dei semenzali spontanei. Le nostre cultivar autoctone sono nate sicuramente casualmente 2000 anni fa, selezionate nei secoli e oggi chiamata, ho già da tempo chiamato gli Arola, Orcellina di Nardò. E il Salento, il Basso Salento in modo particolare, quello che conosco di più, è pieno di piante selvatiche. E in molte occasioni ho visto queste piante asintomatiche. E praticamente, questo è uno dei casi, tipo questa è un olio d'oro che sta disseccando, questo è praticamente integro. Questa centrale è un semenzale asintomatico e senza batterio, questo è invece sintomatico col batterio e anche questo a destra. La produzione di questo è di fatto questa oliva, in modo particolare proprio questa. E su questo è stato fatto un approfondimento genetico e ha dei parentali con la Acelina di Nardò. In effetti ha la parte prunosa all'esterno, la foglia anche il colore che assomiglia a una acelina, e ha anche un altro particolare della acelina che ha problemi di rogna, per fortuna non tanta, però ha, diciamo, la pianta madre ha un po' di rogna, quindi si assomiglia. Questo è una pianta secolare che sta seccando per Sivella, e questo è il portinnesto. Come diceva prima per Federico, non tutti i portinnesti sono da seme, quindi geneticamente diversi, e quindi avranno sicuramente un comportamento diverso l'uno rispetto all'altro. E questo è un esempio di portinnesto di oleoli che l'agricoltore ha allevato ed è praticamente asintomatico rispetto alla pianta innestata su questo semenzale che è praticamente morta. Ovviamente questi semenzali abbiamo iniziato a riprodurli, perché da una pianta unica, pianta madre, abbiamo iniziato a moltiplicare almeno 10 piante come repliche per ogni tipologia, per ogni genotipo, perché l'obiettivo ovviamente è quello di certificare la resistenza, l'immunità o magari la suscettibilità di quell'individuo che al momento è senza batterio sul territorio, ma per dire sì, quello è immune, manca il passaggio che sono i test di patogenicità e che spero entro fine luglio si inizierà a lavorare, quindi si metteranno tutti e 32 i genotipi oggi selezionati
e verranno esposti, diciamo, in qualche modo al batterio, con la speranza di un anno e mezzo circa di avere già almeno dei dati preliminari importanti per capire le speranze e i tempi per arrivare magari a una nuova cultura. Ovviamente nella scelta, questo è il tipo di moltiplicazione che abbiamo fatto per il nesto su porti innesto clonale di leccino in modo particolare. Questi sono i primi esempi di forzatura anche con le bustine che poi abbiamo abbandonato per innesti, perché la fretta di cercare di avere subito delle piantine nel più breve tempo possibile per poter inoculare è una cosa che a me sinceramente mi crea ansia, quindi io passo 3-4 ore al giorno nella serra a controllare ogni virgola, ogni foglia di queste piantine. Questi sono dell'anno scorso, le prime piante ridisegnate. Questo in modo particolare si trova ad Arezzo, ha una resa eccellente e anche come carico costante negli anni. Poi è arrivata un qualcosa che ci mancava, una serra che ci è stata donata dalla Merum, che è una rivista tedesca, che ovviamente ho messo a disposizione del progetto e del CNR. All'interno di questa serra sono contenuti, diciamo, tutti i semenzali e tutte le prove che vengono fatte, diciamo, all'interno, in ambiente confinato, come giustamente diceva Federico poc'anzi. Questa è la parte interna. Il bancale centrale lo abbiamo destinato per il taleaggio, perché è giusto anche verificare, se mai dovessimo trovare un genotipo interessante, capire la possibilità di replicazione, la risorgenesi di questi semenzali, perché è importante. Ad esempio, il leccio del corno non si riesce a moltiplicare per talea, va moltiplicato per innesto, a differenza della pavolosa. Ovviamente moltiplicare per innesto un genotipo, oltre ad avere l'influenza del porto innesto, c'è anche un problema di costi che noi in qualche modo, finché è possibile, dobbiamo cercare di abbassare. Questa è la parte interna, questi sono i semenzali foto di qualche giorno fa, che sono ormai, diciamo, pronti per essere inoculati. E ovviamente i semenzali come sono stati scelti? Sicuramente il fatto dell'aspetto estriore, cioè quindi piante non sintomatiche. Ovviamente nel momento in cui uno va sul posto per una pianta sintomatica, bisogna testarla e quindi fare dei campionamenti e analizzarli con la PCR per vedere eventualmente la quantità di batterio che è contenuta o meglio, anzi, esclusivamente abbiamo scelto semenzali che non hanno al momento batterio all'interno della pianta. Questo per esempio è un'infiorescenza di una pianta dove questa è un'oliarola, queste due piante si toccano, questa è un'oliarola, con una PCR siamo intorno a 23, quindi quantità mostruose di batterio. Questo semenzale che sto controllando da 2 anni è praticamente senza, privo di batterio. Ovviamente siamo andati a vedere, sì, perché è asintomatica, priva di batterio, ma non interessa la parte produttiva, perché una pianta della specie olivo che non sia produttiva, a me sinceramente come azienda, ma neanche dal punto di vista paesaggistico, serve a ben poco. E quindi anche nella selezione di queste piante si è guardato che siano produttive al momento, quindi io semenzali ai quali non si è potuto vedere il frutto, mi sono totalmente disinteressato e ho scelto soltanto semenzali dove si poteva vedere in qualche modo, seppure empiricamente, ma dal punto di vista empirico, per vedere una pianta del genere sicuramente non ci vuole tanto per capire che può essere sicuramente una candidata ad essere una nuova cultiva. Vi faccio vedere le varie forme, colori di tutte queste piante, tutte diverse, quindi anche in questo si denota la grande biodiversità che c'è anche nel Salento, che significa anche speranza. Vado un po' veloce, andiamo per tutti i tipi. Questo è un genotipo che si trova sulla statale 101, praticamente di Lipoli, produce ogni anno in questo modo. Vado avanti. Questo è un semenzale delle DL Mirror, quindi si trova a Tigiano questo. Assomiglia a una nociara, non è nociara, pianta nana, perché con il bello che tra questi genotipi ce ne sono alcuni che apparentemente, non sono io l'esperto, ma sembrano avere caratteristiche
da piante di a bassa vigorità, quindi adatte anche a cultura intensiva o superintensiva. Questo è un altro ancora, questo è un altro. Questo assomiglia a una favolosa, si trova anche agli angoli, in realtà è un semenzale, tra l'altro molto piccolo, ma dal tronco almeno 30 anni. Questo assomiglia a un'invaiatura rogliarola. Questo si trova a Tuglia, questo è uno dei semenzali più belli sicuramente. Poi ovviamente abbiamo fatto anche le schede pomologiche, non su tutti ancora, però siamo andati pure a capire che armatura, rapporta col panocciolo, anche per fare un po' di esperienza e per cercare di incanalare anche la ricerca dei semenzali nella direzione giusta. Per esempio, quest'anno come ricerca semenzale io ho iniziato a scartare tutti quelli che presentavano problemi di rogna sulla pianta madre, perché inizialmente lo vedi in esame, era senza batterio produttivo, ok, messo che quello dovesse risultare immune, poi abbiamo altri problemi per la raccolta, perché se già la pianta madre ha problemi seri di rogna, immagino io già una raccolta meccanica cosa può succedere a quella pianta. Quindi già da quest'anno abbiamo iniziato a scartare anche quei genotipi che presentavano questo tipo di problemi. Poi ovviamente il problema sì, ok, produce, rapporta col panocciolo, tutte cose interessanti, ma alla fine al frantoiano, al confezionatore, la bellezza esteriore, l'esteriore vale ma fino a un certo punto, quindi ho comprato un frantoio di 7 kg di olive e abbiamo già estratto su 14 genotipi, 14 oli completamente diversi, e abbiamo fatto le analisi chimiche e organolettiche di tutti i oli. Uno di questi, per esempio, ha la composizione di acidi grassi fuori norma, cioè per il regolamento comunitario sugli extravergini, un olio con quei parametri sugli acidi grassi di fatto non è un extravergine, quindi può succedere anche di trovare appunto degli oli non conformi. Questo è il particolare del frantoietto. In totale abbiamo circa visionato 15.000 piante, credo molto di più probabilmente, di queste piante spontanee. Sono aree stupende per quante piante spontanee ci sono. Sono 190 asintomatici tra queste 15.000, e di questi 190, 33 sono attualmente senza batteria e 23, che sono quelli dell'anno scorso, sono già pronti per essere inoculati. Vi dico che tutte le piante asintomatiche l'anno scorso, con la presenza del batterio l'anno scorso, quest'anno hanno forti disseccamenti e molte sono completamente secche. Il vantaggio di andare sul discorso dei semenzali spontanei, un po' di giocarsi la schedina quasi sempre. Ci sono due aspetti. Un aspetto sicuramente legato al territorio, perché sono piante nate e quasi sicuramente con un patrimonio genetico autoctono, e per un territorio che non è sicuramente adatto a impianti di cultivar da quantità, diciamo, di oli, senza avere oli caratteristici e caratterizzanti, è ovvio che bisogna in qualche modo legare il prodotto al territorio. La DOP nasce, l'IGP nasce per quello. Bisogna comunque legarlo. Nel territorio, parlo in modo particolare della provincia di Lecce, anche gli impianti ad alta densità probabilmente se ne potranno fare al 10%. Il resto non vedo alternative se non ritornare al bosco, al fico, o fare delle coltivazioni intensive, non super intensive, magari con tecniche di agricoltura, cioè la situazione è complessa e ha bisogno di un bel gruppo di lavoro per cercare di ricostruire questo territorio. E quindi il fatto di legare un qualcosa al nostro territorio e anche sfruttare l'immagine negativa oggi che ha il Salento, con l'immagine positiva di aver trovato una cultivar autoctona, magari immune, che servirà per l'agricoltura mondiale, non solo, perché tutti i lavori che stanno facendo in Salento non sono per il Salento, sono principalmente per l'agricoltura mondiale, perché ormai il Salento è morto. Quindi quello che si sta facendo è principalmente, verrà utilizzato principalmente
dagli altri paesi olivicoli. E quindi mi immagino io che oggi si parla sempre di xylella, di piante morte, di problemi di estirpazione, di legna che non si riesce a vendere e così via, domani magari si potrà parlare di cultivar figli di questo territorio che serviranno l'olivicoltura di tutto il mondo. L'aspetto scientifico è un altro. Andare a fare del breeding, cioè quindi incrociare due cultivar tipo Leccino e Favolosa, che sono le due resistenti, per avere una progenie possibilmente resistente e magari migliore dal punto di vista produttivo e qualitativo dell'olio rispetto ai genitori, probabilmente ci vogliono 20 anni. Il semenzale che ha già oggi 13-14 anni, che già sta vivendo da 6-7 anni sul territorio in ferro a forte pressione in ovulo, cioè arrivare hai già la possibilità di valutare l'aspetto, diciamo, seppur empiricamente produttivo, le rese e le qualità organolettiche dell'olio, e dopo che è stato 6 anni sottoposto a una forte pressione in ovulo, sicuramente dà delle indicazioni molto importanti per quella fase successiva che sono i test di patogenicità, e speriamo che dei 33 attualmente intercettati veramente ci sia una percentuale almeno di 2-3 resistente. Col breeding queste cose appunto ci vorranno circa 20 anni, 18, 15, non sono un esperto, ma i dati che più o meno ho letto sono quelli, e quindi c'è un tempo che è circa 3-4 volte più lungo rispetto a quelli semenzali. Semenzali c'è soltanto molto lavoro perché bisogna andare a trovarli, però c'è un aspetto sociale importante perché ha legato molti cittadini, molti agricoltori di questo territorio che in questo modo si sentono anche importanti e utili in questa grande battaglia. Questo è un divertimento che ha fatto vedere anche il voto per Federico della segna di 43.000 noccioli. L'ho fatta per divertimento, poi li ho segnati perché aspettare per capire cosa dovevo fare di questi noccioli significa passare un altro anno e perdere un altro anno, quindi li abbiamo segnati. Oggi abbiamo questa quantità innumerevole di piantine di leccino, da seme di leccino impollinato liberamente in zone con alberi ancora abbastanza sani di oliarola e di cellina. Quindi da questo non è escluso che possa uscire qualche altra cultiva figlia anche di questo territorio, però per questa ricerca, come dicevo prima, gli anni devono passare parecchi. L'ultima cosa, in questi anni, come ho detto fin dall'inizio, non ho soltanto aiutato diciamo, sul territorio i ricercatori, ma abbiamo fatto molta informazione, abbiamo concretizzato con il gruppo di ricercatori molti tecnici, creando questa pagina Facebook, quindi chi volesse mettere un like su questa pagina, l'unica cosa che garantisco è che su questa pagina ci sono solo informazioni certe, scientifiche, e non ci sono solite cialtrone che purtroppo troviamo sui social. Grazie. Ringrazio Giovanni Meccani per la sua relazione piena di informazioni. Ha detto tante cose, e alcune cose molto interessanti sugli innesti. Quel discorso mantenere la chioma e di innestare a pezza, oppure potare e di innestare a corona. Risultati completamente diversi. Noi quando innestiamo non sappiamo quanto tempo abbiamo davanti. Abbiamo bisogno di ricostruire la pianta con la varietà resistente, però non sappiamo quanto tempo c'è. E è importante la velocità con cui riusciamo a riformare la chioma. Quindi questa è forse la cosa più importante, vedere passare i mesi con innesti che crescono lentamente è un rischio. Mentre avere crescimenti veloci e ricostruzione rapida della chioma è sicuramente un fattore che ha poi molto interessante tutto il discorso sui semenzali. Allora passo la parola al professor Camposeo, salvatore Camposeo, che ci parlerà del rimpianto
reimpianto degli ulivi in areali infetti. Grazie caro Sebastiano, buon pomeriggio a tutti. Grazie dell'invito e soprattutto all'Aquila, al suo presidente, al consiglio direttivo, che con l'onore di far parte per la seconda volta per questo, per aver organizzato questo incontro. Nel quale vedete il ventaglio di conoscenze tecniche e scientifiche è, devo dire, abbastanza completo. Ovviamente manca la parte del pettore, però insomma magari potremmo farne una anche su questa parte. Comunque, non parlerò di reinnesti e semenzali perché ovviamente già chi mi ha preceduto ha evidenziato alcune criticità, ma ne potrei evidenziare tante altre. I parametri che oggi si utilizzano per la valutazione di una nuova accessione destinata ad avere la dignità di cultiva prevede tantissimi parametri, quindi il fatto del tempo non è legato alla lentezza delle tecniche moderne nella selezione del breeding, ma al fatto che bisogna valutare tantissimi parametri, e questo è un aspetto. E l'altro invece è che il reinnestare, per esempio, su alberi magari ancora non infetti, sicuramente è un grado di successo avanzato rispetto a quello di innestare su un albero infetto. Ma al di là di questo, in questa maniera, per esempio, noi manteniamo i sesti di impianto, manteniamo le densità di impianto, manteniamo le forme di allevamento e quindi manteniamo il vecchiume, ok? Forme e sistemi culturali a bassissima meccanizzazione che, capisco, nelle aree a grande valenza paesaggistica, nelle aziende agrituristiche, vedete, ho la fortuna di dire, non di gestire, ma dare dei consigli a un'azienda di Ogliarola Salentina, corpo unico di 100 ettari, che ha investito in agriturismo. Bene, quando siamo riusciti per anni a tenere lontano il batterio da quell'azienda e all'improvviso, purtroppo, a causa del vicino, è arrivata la xerella camminando sulle gambe di un vettore da un albero del vicino all'altro, allora abbiamo detto: che fare? Allontaniamo tutti i clienti da questa azienda agrituristica, gli alberi ancora sani nei piani di accesso sono stati tutti reinvestati, gli altri verranno estirpati e negli altri areali verranno fatti nuovi impianti. Quindi, per esempio, reinvestare ha senso sicuramente su alberi ancora sani e in aree a grande valenza paesaggistica. Amici, ma dove il paesaggio paga? Se il paesaggio paga la legge regionale numero 14, credo che quel paesaggio non serva assolutamente a nulla. Quindi ci sono delle realtà già aziendali in cui il reinnesto ha senso. A questo poi devo aggiungere un'altra cosa. Treccani non è un contesto di arboricoltura. Quindi anche su queste definizioni, per favore, rivolgetevi ai tecnici, perché Treccani non è un libro di arboricoltura. Comunque, per i nuovi impianti la legge i provvedimenti sono stati, come dire, già enunciati. Oggi è possibile reimpiantare specie sensibili in area infetti, ma solo con cultiva che la scienza ha dimostrato essere tollerante. Questo serve per eliminare alberi infetti e improduttivi, per ridurre la quantità di inoculo e per superare la crisi economica. Questi tre aspetti non li ho scritti io, ma sono scritti sulla legge. Quindi il legislatore, in modo molto oculato, ha chiesto al legislatore nazionale, almeno al legislatore europeo, l'ha inviato al nazionale, al regionale, e quindi si è costituito questa catena felice di legislazione per il quale è già da un anno possibile fare i nuovi impianti. E quindi qui gli agronomi e gli agrotecnici sono in prima fila.
perché bisogna progettare il nuovo frutteto e ci sono dei criteri, criteri tecnici, agronomici di progettazione del nuovo frutteto. Siamo, forse qualcuno ancora se lo dimentica, nel secondo decennio del XXI secolo e credo che l'olivo abbia la dignità e il diritto di vedersi applicate le conoscenze delle sue cucine altre specie a cuore da frutto. Finché l'olivo sarà visto come il figlio, come l'albero dei nipoti, potremmo chiudere subito, carissimo Sebastiano, e occuparci di altro. Se l'olivo non è visto come una specie arborea da frutto, che ha esternalità paesaggistiche, storiche, ok, ma se è visto l'olivo come soltanto per l'esternalità, credo che il discorso potremmo chiudere. E questo non vale soltanto in Milano Infetti, vale per tutta l'Italia, carissimi uditori. L'Italia è destinata a perdere la sua superficie produttiva e la xylella in questo non c'entra assolutamente nulla, ma questo potrebbe essere il tema di un altro incontro. Per progettare i nuovi impianti dobbiamo fare una serie di scelte in precisa successione tecnica. Qui ci vogliono i professionisti, ok? Gli agronomi, non dico triennali, ma da triennali e magistrali, perché soltanto loro hanno la competenza per mettere le mani addosso all'agricoltura, non terzi. Io vi risparmio quali sono tutte le scelte economiche e imprenditoriali che vedete, devono precedere le scelte agronomiche. Quindi il nuovo impianto parte da una scelta imprenditoriale. Quindi l'imprenditore deve decidere prima che cosa devo produrre in quantità e qualità. Olio? Benissimo, ma che segmento dell'olio? Il lampante, l'extravergine standard o possiamo segmentare altre fette? E quanto ne devo produrre? Queste informazioni bisogna averle subito. È inutile che si vada a chiedere soldi per fare l'impianto, dopodiché mettiamo aghi. E per fare che cosa? Per fare una tautomeria tecnologica, come direbbero i chimici, o per fare il giro di pecche intorno al rame? No, altrimenti lasciamo stare all'olivo. Esistono tantissime alternative. Capisco chi è olivicoltore, chi è frantoiano, e ha il diritto di continuare a fare l'olivicoltore e il frantoiano, ma ha l'occasione di farlo in modo nuovo, probabilmente sicuramente più razionale, più economico e anche più sostenibile. Vedete, tempi di ritorno dei capitali investiti. Questa è una bestemmia applicata all'olivo. Ma che stiamo a scherzare? Come l'oliveto mo deve dare reddito a chi lo coltiva? Sì, perché altrimenti l'olivo è estinto in Italia. Vicinanza dei mercati. Lusalentum non ha un'autostrada. Lusalentum non ha un'autostrada. Le autostrade in Italia si fermano a Palagianello. Per andare da Taranto a Lecce, San Giuseppe di San Marzano, San Marzano di San Giuseppe, se volete il lato ionico, o l'Adriatico già è più fortunato, ma la strada Quattro Corsie si ferma a Taviano. Oltre a Taviano non esistono strade degne di questo nome. Forse Strabone le descriveva nel primo secolo dopo Cristo. Vedete? Anche qui prendiamo soldi e ripartiamo, ma se non ci sono le strade poi per vendere l'olio, per portare l'olio salentino in giro per il mondo e rimettere in moto la macchina del reddito, ricchezza e occupazione. Qualche giorno fa c'è stato un bel incontro, Growth o Growing credo che si chiami, proprio su queste tematiche che hanno sollevato il problema delle infrastrutture in molte regioni del Mezzogiorno. Dopodiché fatta tutta quella caterva di analisi economica, allora l'imprenditore chiama il tecnico e dice: caro dottore, cara dottoressa, non è che per caso mi progetti questo nuovo frutteto che si chiama oliveto del XXI secolo secondo queste informazioni imprenditoriali che ti do? E quindi l'agronomo comincia a fare l'analisi agronomica di quell'areale, di quel clima, con tutte quelle informazioni prima di arrivare al vero miglioramento fondiale, quindi di scassare, rompere e quindi di rendere quel terreno ospitale ad accogliere le radici di un nuovo frutteto. Senza questi passaggi stiamoci dove stiamo, ve lo dice il professor di agricoltura generale di Bari.
Ok? Non ci credete, andate a vedere come si mette una dimora agli altri frutteti, i vigneti, i ciliegini, gli altri cocchetti, si mettono esattamente seguendo questo criterio. Non si capisce perché per l'olivo non si debba non seguirlo. Ditemi quale motivo l'olivo ha per essere trattato a pesci in faccia. Dopodiché si passa alle scelte agronomiche, vedete? Prima scelta, che cultivar dobbiamo mettere? Con quale sistema culturale e propagato come? Questi sono problemi reali che riguardano anche da vicino anche questa specie. Cominciamo a dire quali sono le cultivar oggi possibili per l'olivo. Bene, negli areali infetti purtroppo dobbiamo inserire una variabile di scelta che negli areali non infetti non è presente. Il primo criterio di scelta della cultivar non diventa più la vigoria, il clima, i mercati, la dopo. No, purtroppo avete sentito dai miei amici e colleghi che mi hanno preceduto che il fattore numero uno diventa la resistenza a questo batterio. Quindi, d'altra parte, la legge impone che soltanto le cultivar resistenti possano essere impiantate in areali infetti appartenenti a questa specie. E quindi la risposta è soltanto con cultivar resistenti, tolleranti, avete sentito la differenza. Ad oggi, sottolineato, riquadrato, fosforescente, ad oggi sono soltanto due e sono quelle indicate nella determina del dirigente e sono la Lecino e la FS17, brevettata dal CNR e ora è stata depositata come marchio favolosa. Quindi il marchio depositato credo che il brevetto invece dopo 30 anni ormai sia scaduto. E queste sono le pubblicazioni che anche sono state già evidenziate che hanno dimostrato scientificamente la resistenza dell'una e dell'altra. Bene, una volta che i colleghi casologi hanno detto guardate cari agronomi, queste sono le due cultivar resistenti alla xylella. Benissimo, questa informazione è preziosissima, grazie colleghi patologi, ma adesso inizi il lavoro dell'agronomo. Perché? Queste cultivar, come tutte le cultivar di qualsiasi specie e come tutte le razze animali, come anche noi, abbiamo pregi e difetti, cioè chi meno, carabazzone, più o meno, tutti hanno pregi e difetti. Quindi anche queste cultivar hanno pregi e difetti. Non si hanno dati riferiti sul lungo periodo di resistenza e produttività. Anche qui mi sono confrontato con i miei colleghi patologi e hanno detto ma è molto difficile mettere su una sperimentazione che attesti il cambiamento eventuale di comportamento di un lecino infetto e di un lecino sano, perché dovremmo coltivarlo sullo stesso terreno, sotto lo stesso cielo, e mantenerlo non infetto è molto difficile. Quindi oggettivamente ci sono delle limitazioni scientifiche alla dimostrazione di questi parametri che capisco bene che può dare una certezza maggiore a chi di voi volesse continuare a fare l'olivicoltura che il frantumiano. Ma ad oggi purtroppo le nostre conoscenze sono quelle che vi sono state dette. Lecino a cultivar nota, introdotta diversi decenni fa negli areali, è vicino a, per esempio, tra i suoi difetti, il fatto di essere molto sensibili agli stress idrici e anche il fatto di avere alcune sensibilità al verticillium, che è un fungo peggiore della xylella, perché il verticillium lascia infetti il terreno per sempre. Con la xylella molto l'albero, togliamo l'albero, il terreno, il libro, però con il verticillium invece le cose sono un po' più complicate. Lecino, per esempio, si sapeva già che era autostabile, ma 15 anni fa abbiamo dimostrato che in Puglia, in tutti gli altri areali che non hanno né barriere orografiche come la Puglia, né isolamento geografico dell'olivo come in Puglia, non è necessario associare una cultura autostabile di questa specie con l'impollinatore. Perché? Perché il vento è un efficace trasportatore del vento, del polline, anche a distanza di 50 km. Quindi questi fatti dimostrati e pubblicati 15 anni fa non servono anche a dire beh, forse fare impianti consociati con l'incolatore in Puglia è veramente una sciocchezza. Così per esempio come sapevamo che Favolosa, figlia di Cima di Bitonto, è una cultura autofertile. La conoscenza dell'interfertilità effettivamente può giovare, ma non ci meravigliamo di questo. Tutte e due hanno il pregio di avere alta attitudine esogena, quindi tutte e due le possiamo moltiplicare per autoradicazione
e quindi l'innesto relegando soltanto alle cultiva di difficile praticazione, perché l'innesto a questo serve nelle specie recalcitranti, ok? Ma tra Efesi 17 e Lecino c'è una grossa differenza, proprio grossa nel senso di dimensione. Lecino è una cultiva di media vigoria, anzi di medio-alta vigoria. Favorosa invece è una cultiva di medio-bassa vigoria. Questa conoscenza, che potrebbe sembrare secondaria, invece per l'agronomo che progetta un frutteto diventa strategica. Perché? Perché deve decidere il secondo step. Una volta che sceglie la varietà, deve decidere il sistema colturale, cioè se si impianta o forma di allevamento. E quindi come costruire l'aspetto, il nuovo frutteto, considerando la vigoria di queste cultive? Quindi capite che ognuna di queste cultive ha bisogno di un sistema colturale tanto su misura, ne le possiamo scambiare. Sapete che Lecino può essere fatta anche da mensa, può essere avviata anche alla croce, quindi voi immaginate come si farà a continuare a produrre le cucce senza le olive, i cerini e gli oli. Allora non ci sono problemi, quindi le cucce hanno vita lunga, grazie a Dio, perché non sapevo come fare, perché Lecino si è fatta mensa e quindi può sostituire benissimo, purtroppo, le due cucce lanzarotine, che non sono nate spontaneamente, assolutamente no. 10-2000 anni fa, poi stiamo pubblicando i dati su come si sono originate le cultiva italiane. Con altre cultiva, su questo avete sentito, si sta lavorando, la ricerca si è molto concentrata su questo, ma comunque una volta che altre cultiva si dimostreranno scientificamente resistenti, andranno comunque valutate in reali diversi, con campi di rota. Non è che dalla sera alla mattina questa cultura è resistente a xylella, produce un buon olio, la brevettiamo, diffondetela perché questa va bene. Belle belle, come si dice in Turchia, prima di proporre una novità radicale. Ci sono tutta una serie di parametri che vanno invece conosciuti. Ma il percorso è avviato, estremamente virtuoso, ma è a medio, diciamo, lungo termine. Scegliere il sistema culturale. Prima di andare avanti, tutte e due queste cultivar hanno un difetto, è un difetto per il Salerno, quello di essere molto precoci. È favolosa ancora più precoce di tutto. Vuol dire che alla metà di ottobre, fine di ottobre, queste punte andrebbero raccolte. E se a metà ottobre, grazie a Dio, si va ancora al mare intorno, voi immaginate quale può essere lo stato di idratazione dove gli alberi sono ancora in vegetazione quando le olive dovranno essere raccolte, e quindi di conseguenza immaginate i danni da raccolta meccanica di queste povere cultivar in areali così caldi. Tant'è vero che Lecino non è nato nel Salento, ma è nato dalla provincia di Lucca e di Pistoia, dove si raccoglie quando mai fa freddo, e quindi non ci sono problemi di danni da scottitura meccanica, scottimento meccanico. Quindi anche qui bisogna tenere presente che probabilmente queste cultivar, ma basta andare negli oliveti che hanno già queste cultivar, vedete, i danni da raccolta sono significativi, non perché la macchina non sia adeguata, non perché l'operaio non è del mestiere, non perché l'epoca di raccolta sia sbagliata, perché probabilmente o è la forma di allevamento non fatta apposta per quella macchina, quindi un errore agronomico, oppure semplicemente perché è un problema climatico e quelle cultivar sono precoci in areali che invece hanno bisogno di raccogliere quando la vegetazione è ancora in atto. Quindi vedete, ci sono un'altra serie di aspetti che vanno valutati insieme a due personaggi, a due attori, che sono l'imprenditore e il tecnico. Questi sono i due personaggi del presente che devono lavorare insieme, non separateli, perché altrimenti non si va da nessuna parte. Queste due cultivar ad oggi, ci auguriamo che tra qualche anno potremmo averne molte altre, ma le speranze credo che non saranno deluse. Come fare i nuovi impianti? Quindi quale sistema culturale ad oggi per queste due cultivar? Ad oggi abbiamo due modi per fare i nuovi oliveti. O li facciamo intensivi o li facciamo super intensivi. Cioè nessuno oggi fa un nuovo frutteto e lo mette a dimora come se stesse nel Settecento.
lo fa con i criteri del XXI secolo. Quindi ad oggi nessuno fa un oliveto che fa un sesto inquadrato. Purtroppo chi nasce quadrato non vuole il rettangolo e quindi certi frutti sono delle schifezze in fase già di progettazione, perché per tutta una serie di motivi oggi il sesto di impianto ufficiale della moderna fruticoltura è il rettangolo. Non posso spiegarvi ora perché, chi e come, ci sono futuri agronomi in sala, potete che presenti futuri agronomi, chiedete ai nostri colleghi tecnici, cari imprenditori, olivicoltori e famiglia. Quindi o nell'uno o nell'altro il sesto è regolare in rettangolo, il quadrato è una figura abolita in agricoltura. Però fino all'altro giorno, a due mesi fa, sta dice una ragazza, studentessa, probabilmente all'inizio, e dice: ciao professore, l'anno scorso è stato un bel oliveto in quadrato. Ho detto: che dobbiamo fare? Domanda di istinto. Ora come mette il frutto in quadrato? L'anno scorso mette il frutto in quadrato. Domanda di istinto. Tanto ancora ragione, credo che l'ufficio poi l'agricoltura non ha nessun problema a concedere la domanda di stampo. Quindi vedete, ancora oggi, e stiamo alla metà, siamo quasi al 2020, e in mezzo alla campagna si fanno delle sciocchezze spaventose, incredibili, che nessuno farebbe se dovesse mettere a dimora un nuovo, se dovesse mettere a dimora un nuovo vigneto, un nuovo ciliegio, un mandorle, un nuovo bocchetto. No, lì va a vedere l'ultima più recente qual è, il portinnesto o meglio qual è. Dell'olivo, quel ciuccio e quel ciuccio deve andare avanti. Per fare così, siamo quest'anno al terzo, quarto posto della graduatoria mondiale. Allora, oggi esistono due modi di fare i nuovi oliveti in modo razionale. Questo modo razionale poi nasconde altri aggettivi, come sostenibile, per esempio. Proprio l'altro giorno si è tenuto nell'Aula Magna della facoltà con i nostri colleghi dell'Ordine di Bari un seminario su come misurare la sostenibilità dei frutteti e quindi esempi anche dell'olivo. Chi c'era ha potuto capire come oggi ci sono degli strumenti per misurare se un frutteto è sostenibile o meno. E quando la prossima parte comincerà a mollare i conti in banca col premio aziendale in base a certi parametri, probabilmente poi vi sentirò venire a ricordare. Ma siccome queste cose già le conosciamo, quindi è meglio prevenire che poi essere curati da mamma Unione Europea. Queste ad oggi sono le tipologie che ha davanti un imprenditore per fare un nuovo oliveto. Si dirige per gli impianti intensivi o per gli impianti super intensivi. Io li dico a super alta sostenibilità, quindi a media sostenibilità e ad altissima sostenibilità. Sono stati battezzati in questa maniera in seguito a quel fiume di pubblicazioni che continua a dimostrare che più i frutteti sono a bassa densità, meno sono sostenibili, anche dal punto di vista economico, soprattutto ecologico. Qui o possiamo andare su sesti su densità di 400-600 alberi ad ettaro, non di più, non di meno, oppure andiamo su impianti con 1250, ad oggi purtroppo non di più, per i motivi che adesso vi dirò. C'è una terza colonna, ma in studio? Infatti non ci sono né le densità, ci sono, manca la fotografia, perché li stiamo studiando insieme a un gruppo di lavoro nazionale che sta mettendo appunto ad un altro, un terzo metodo, ma ad oggi è sperimentale, quindi non è proponibile a livello aziendale, a livello imprenditoriale. Quindi ad oggi abbiamo due cultivar e due sistemi culturali. Ma tutte le cultivar vanno bene per tutti i sistemi? No, assolutamente no. E quindi adesso cerchiamo di abbinare la cultivar al suo sistema culturale. Quando uno pensa a un oliveto intensivo, non deve pensare alla conversione in irriguo. La conversione in irriguo assolutamente non fa spostare un oliveto da tradizionale a intensivo. È soltanto un tradizionale in irriguo, che è ancora peggio che il tradizionale in asciutto. Tutti i dati dicono che gli oliveti tradizionali devono essere fatti in asciutto, perché se li irrigate diminuiscono il loro valore ecologico. Il contrario di quello che si potrebbe pensare, e questi sono studi non solo nostri, anche della bibliografia internazionale. Quando parlo di impianti intensivi, io parlo di 6x4, 5x3 al massimo come sesto di impianto, forma di allevamento a vaso basso. Che cosa vuol dire? Ci vogliono 3 ore di lezione, non è il caso di approfondire. Anche per questo ci sono i colleghi agronomi, chiedete a loro. Poi, questo è un oliveto non a caso,
in biologico, 10 ettari, Torre Santa Susanna, che non sia Luigi di Pordenone, credo, Torre Santa Susanna, qua dietro. Ok? Bene, queste realtà già esistono nelle province dorico-salesine. Probabilmente qualche errore agronomico qui è stato fatto, l'occhio allenato ne riconoscerà almeno due, ma questa è roba da agronomi. In ogni caso, esperienze felicissime e economicamente redditizie già ci sono su questi impianti. Lecino è fatta così. Sembra il costume a misura per la cultura Lecino, un bel impianto intensivo 6x4, raccolta meccanica discontinua ad albero singolo con spuditore di tronco. Questo è il pacchetto per Lecino. Di più con Lecino non possiamo fare, perché? Perché è una cultivar di medio-alta categoria e quindi non si presta a ulteriori intensificazioni. Sono 15 anni, ma periodo di 15 anni, i dati li stiamo per pubblicare, abbiamo confrontato 12 cultivar diverse italiane per capire quale si adattasse agli impianti più fitti e le città abbiamo dovuta escludere. La favolosa, diciamo, è in serie B. Non è proprio in serie A, ma è fitta perfettamente, adesso vedrete. Quindi Lecino va benissimo, sembra fatta apposta per bene 6x4, 5x3, ma non è che non ce ne sono di 6x4, 5x3 di Lecino. Sì, andateli a vedere. Paiono delle foreste vergini, tutte spoglie da sotto, con la galleria in cui ci passa Sant'Oronzo durante la processione. Questi sono gli impianti intensivi oggi che non sono morti di Lecino, ma tutto sono tranne che impianti allevati. Perché non vi chiedetemi perché esistono quegli impianti, il problema è che poi bisogna saperli gestire una volta impiantati. Comunque sia, Lecino va benissimo con gli impianti intensivi, assolutamente scartato per densità di impianto superiore ai 500 alberi per ettaro. Gli altri tipi di impianto esistono già due versioni, prima e seconda generazione. Già vi dico che la seconda generazione ad oggi non fitta su nessuna delle due delle cultivar ad oggi esistenti. Quindi potremmo fare un super intensivo e adattato su Favolosa, perché Favolosa ha una vigoria, questo per esempio non si trova a Bari, ma si trova tra Manduria e Aletrana, che anche questo comunque non facciano parte della provincia di Roma, ma sono qua dietro. Quindi vedete, ci sono già esempi di innovazione in olivicoltura nelle province ionico-salentine. Vi ho fatto vedere alcune foto, anzi, questo è il superintensivo più antico d'Italia, che si trova proprio in provincia di Taranto. Okay? Qui non stiamo parlando di cose appendistici, cioè professore, una parola, chi arriva a questo? No, no, ci sono già imprenditori che parlano nella vostra lingua, che io ho imparato quasi bene, avendo la metà di miei tesisti salentini, l'altra metà, adesso riconosco i dialetti di mezza Puglia. Questi sistemi culturali sono già, non dico l'ora del giorno, ma di diffusione importante. Con questi impianti purtroppo Lecino non si può fare, perché è di media alta tipologia. Quindi il vigore della cultiva decide il sistema culturale. Si può fare la Favolosa, ma vedete, ma con i puntini, puntini. Favolosa non è proprio di bassa vigoria, è di medio bassa, così l'abbiamo incasellata nella graduatoria. E quindi, come c'è la graduatoria di suscettibilità, c'è la graduatoria delle vigorie. E quindi le due graduatorie vanno entrambe considerate. Non è una più importante, una viene prima, l'altra viene dopo, ma sono allo stesso diritto e dignità. Quindi vedete, questa qui si adatta per impianti super intensivi, ma fino a certe densità. Andare oltre le 1250 alberi per ettaro è sconsigliato. Noi ce l'abbiamo in 4 per 1,5 da 15 anni e probabilmente siamo inseriti in serie D per questo sesto troppo stretto, non tanto tra le file, ma sulla fila. Quindi Favolosa potrebbe essere raccolta in modo meccanico, non discontinuo ad albero singolo, ma in modo continuo con cavalatrice. E quindi un ettaro di Favolosa può essere raccolta in 2 ore con 2 operai. Un ettaro di oliveto raccolto in 1 ora, in 2 ore con 2 operai. E il livello produttivo, quindi l'efficienza di raccolta, non dipende dal livello produttivo, come invece dipende con lo spoditore di un tronco, perché più è carica, più ha senso raccogliere, meno è scarica, meno ha senso raccogliere con lo spoditore. Quindi vedete, ci sono delle avvertenze per l'uso con i sistemi attuali, con le cultivar attuali. In questa maniera
reddito, ricchezza e occupazione vengono rimessi in moto, si conservano. Io ve li ho messi tra virgolette perché a giudicare dallo stato di abbandono dell'olivicoltura, non solo salentina, credo che quel termine conservare sia un eufemismo. Probabilmente, finalmente, potremmo dare reddito, ricchezza e occupazione a chi coltiva gli oliveti. Ovviamente si cambia tutto, ma non si cambia l'oliveto, o meglio, il cambiare l'oliveto è soltanto il frutto di un processo mentale, un fatto culturale. Se non si cambia mentalità, no cultura, no innovazione, no foglio. Questo felice processo logico purtroppo è un, come dire, una successione alla quale l'economia non si può sottrarre. E quindi per fare i nuovi impianti in areali infetti occorrono tre ingredienti, altrimenti la ciambella americana non si gonfia, non viene la ricetta. E vedete quali sono i tre ingredienti? Primo, mentalità imprenditoriale, cioè un cristiano, si è fatto i conti dei costi di impianto? E in quanto tempo quei costi di impianto se li vedrà tornare indietro? E dopo quanti anni comincerà a guadagnare una cosa dei soldi, come dicono a Roma? Sa già i canali a cui deve vendere l'olio, non è che fra 3-4 anni produce l'olio e poi da lì, chi vuole l'olio mio? Ma che stanno scherzando? Oggi non funziona. Secondo, mentalità frutticola, vuol dire approcciarsi all'olivo come a una qualsiasi specie arborea da frutto, perché se la si continua a considerare una specie a statuto speciale come la Sardegna e la Sicilia, siamo a posto, perché di fatto oggi l'olivo in Italia e in Puglia è una specie a statuto speciale, ma gratis. Però, perché mentre la Sicilia e la Sardegna possono utilizzare le riserve stesse dei contribuenti, l'olivo non vuole nessuna contribuzione specifica. Terzo ingrediente senza il quale la macchina non cammina delle innovazioni nei nuovi impianti è l'assistenza tecnica specializzata. E quindi felicissimo che tra i promotori di questi incontri siano gli amici Ardelloni e Arroni di Lecce, che non finirò mai di salutare e di stimolare. Con piacere apprendo, carissimo Presidente, della vostra stupenda iniziativa, continuate, mi permetto di dire che questo è un percorso estremamente virtuoso che darà lustro a chi l'ha fatto. Ruolo degli oli professionali, ruolo delle OP, qui in sala e saluto, ci sono tantissimi responsabili o tecnici di organizzazioni di produttori. Perché, carissimi, non è che fatto l'oliveto, bisogna fare anche i frantoi. E i nostri frantoi sono dei macinini, non sono dei frantoi. Sem absit in iuria verbis. Ok? Il mio parlare non lo sembra nessuno, ma sinceramente andate a vedere che cosa sta in circolazione e conoscete benissimo che quali sono le capacità lavorative giornaliere dei frantoi. Ma questo non è soltanto un problema di tradizione, lei cioè si intende altre di noi. Vedete? Ma l'olivicoltore oggi ha la possibilità di innescare un circuito virtuoso che fa modificare tutta la filiera, a valle il frantoiano, a monte il vivaismo. Perché vedete, quanti sono in Puglia i vivai che hanno lavorato dall'olivo? Più uno che zero, più zero che uno. Quindi ancora oggi l'olivo è stato innescato, ma queste punte hanno alti tassi dell'applicazione, quindi tutti gli impianti vanno fatto con la talea leninosa, che arriva in campo alto 60 cm, 80 cm. Quindi vedete, la nuova olivicoltura genera un nuovo vivaismo e genera una nuova industria e la tecnica. Quindi è tutta la filiera che viene finalmente sconvolta in senso positivo. Il messaggio è: cercate di trarre il bene da questo male, nulla è perduto, qualche altro sarà morto, amen, de profundis ad domine clamando, sono morto, sono alberi, non sono vite umane, ok? Quindi c'è un modo per andare avanti. Qualcuno diceva della filossera, un secolo fa sembrava che non dovesse un bel giudino, caro Presidente, invece, grazie alla scienza e alla tecnica, vedete, abbiamo rivalutato la situazione
e oggi il Salento produce dei vini di eccellenza mondiale. Bravi, continuate su questo percorso, fatelo anche sull'olivo. Uno degli ordini credo che abbia già abbastanza pensato, la cosa non basta, mettetelo poi tra. Il ruolo della ricerca, perché, e chiudo, nel tema c'erano anche le novità della ricerca. Noi abbiamo avuto finanziati due progettini ridicoli della misura C, stanno qua 18.000 euro, questo è tutto. Queste le non solo finiti con 18.000 euro, ma ad oggi non c'è nessun progetto finanziato sull'olivicoltura. Sì, non esistono progetti finanziati sull'olivicoltura. Alcuni avete visto, ma su tematiche completamente affini, sì, ma diverse. Questo è uno dei primi progetti che ha valutato nelle aree salentine il contributo della gestione del suolo. Cioè, una volta che avevano scelto la varietà, scelto il sesto, la forma di allevamento, dobbiamo gestire, dicevo, questi impianti. E quindi la gestione del suolo in areali infetti diventa, lo diceva prima Pier Federico, estremamente importante, lo diceva anche Giovanni, perché continuare a fare scuole per si porre larghe, continue infezioni, quindi la gestione del suolo diventa strategica. Quale gestione del suolo? Allora l'abbiamo confrontata, andiamo velocemente, sia la gestione della piuma abbiamo fatto che con la gestione del suolo. La gestione della piuma abbiamo fatto, la gestione che facciamo sempre in azienda, che era sfornatura di onda, con quella che dice l'EFSA, di radare i gassi vegetativi che stanno a meno di 2 metri dal suolo. Sì, avevo fatto così, mi avevo raccolto un'oliva dall'albero, perché già avevo tolto tutto. Quindi, per esempio, queste sono le foto della gestione secondo EFSA e questa invece è la gestione aziendale. L'albero mi ha vestito con la frasca e quindi con i fiori e le olive. Con la gestione innovativa dell'EFSA invece noi ne abbiamo raccolto, se avessimo rispettando proprio quello che dice l'EFSA. Poi abbiamo gestito i suoli in 3 modi diversi, con l'erbice a 20 cm, con la fresa a 10 cm, con lo sfalcio al di sotto del suolo e con lo sfalcio a 1 cm al di sopra del suolo, per vedere quale di questi ammazzava meglio il vettore della bestiolina. Questa è la situazione 3, innanzitutto vedete che la quantità di infestanti non era abbondante. Perché? Perché in questa azienda la gestione del suolo era già razionale. L'abbiamo scoperto dimostrandolo, non potevamo guardarmi, questo va bene, in base a che cosa sentimento, che ti piace, sta filmato qua io, no. Ex post abbiamo capito che quella era una gestione razionale perché la superficie coperta di infestanti non era il 100%. E quindi già la quantità di vettore era bassa. Questa è la testatura, terribile, terribile, come se dovessimo seminare qualche cosa là. La testatura distrugge la sostanza organica e quindi ammazza il terreno e lo ammazza per sempre. La fresa andrebbe bandita da tutti i frutteti. Tutti i frutteti, a meno che uno nei libri ci fa il sorescio, ma quello è un altro paio di maniche su quello potrebbe approfondire la faccenda. L'erbice, che invece andrebbe elevato al livello degli altari come strumento di gestione del suolo e dei frutteti, se va santo là ci mette l'erbice come segno distintivo per la gestione del suolo. E poi lo sfalcio. Sono ripetizioni. Allora, la gestione della chioma influenza i germogli. Certo, in quelle quotate secondo i criteri dell'EFSA, i germogli erano lunghi 2,5 metri. Sì, ma erano tutti su chiodi e polloni, perché stimolava la sfuggenza ventizia e la tenda. Nella gestione invece razionale, quella aziendale, avevano raccolto lì pulite e quindi c'erano merito. Comunque si è visto che il tipo di gestione, nella seconda prova, non influenzava la diffusione della malattia. La gestione del suolo, invece, ha dimostrato che, vedete, tutti e tre i metodi hanno abbattuto nella stessa quantità la popolazione del vettore, cioè da un punto di vista della riduzione della popolazione del vettore, oggi facciamo l'erbice o la fresa o lo sfalcio, l'obiettivo è lo stesso, non ci sono differenze significative, amici, in quelle situazioni dove la gestione era già razionale, quindi c'erano già non molti infestanti, quindi già era una bassa popolazione di vettore. Questo non influenzava la crescita dei germogli nella fertilità delle migliore.
Dopodiché hanno fatto un altro studio, sempre finanziato con qualche migliaio di euro già finito, in cui i soggetti attuatori erano salentini, e abbiamo fatto uno studio per capire se su altri infetti la gestione dell'archivio poteva salvarli, cioè l'efficacia della potatura straordinaria di risanamento, che funziona benissimo per esempio sulle carie. Vediamo, funzionava anche su quest'altro, su questo batterio che vive nel tessuto xilematico? Bene, tutti questi studi hanno dimostrato che una volta che l'albero è infetto, purtroppo, per quanto possiamo avanzare nella potatura, stiamo perdendo tempo e soldi. È solo questione di tempo, ma quell'albero purtroppo sarà destinato alla morte. Tutti questi studi ovviamente sono, lo dico su, preliminari, perché sono stati appena 2 anni di osservazioni, quindi sicuramente meritano di continuare a essere sperimentati, ma come dicevo, ad oggi purtroppo nessuno sta finanziando questo tipo di ricerca. Concludo con questo messaggio: cercate di trarre il bene dal male. Fate buon viso a cattivo giorno, ma per fare questo ripeto i 3 ingredienti, altrimenti cambiate specie. Ci sono le orticole, ha voglia quando orticole stanno, ok? Altre specie ha voglia a fare vite, fico e altre specie. Chi volesse continuare a farlo, il agricoltore frantoiano, si deve mettere in mente che deve avere la mentalità imprenditoriale, la mentalità frutticola, e si deve far assistere da lui a lui. Grazie e buonasera. Grazie professor Campostello. Chiaramente quello che ha detto è interessante e soprattutto è importante capire che ricostruire, rinviantare, raccogliere in un modo diverso comporta anche riorganizzare tutto l'aspetto del frantoio. Racconta meccanica significa grandi quantità che arrivano in pochissimo tempo. Bisogna avere la possibilità di lavorare in tempi ridotti in queste unità. Bisogna cambiare contemporaneamente quindi sia la parte agricola ma anche quella della trasformazione. Questa è una questione estremamente importante, anche considerando le cultivar che ci sono capitate e il periodo in cui maturano, molto precoce, molto precoce. Ora passiamo all'ultimo intervento, non so chi farà. Ecco, sì. Davide Nunzio. Il ruolo delle banche del territorio insieme con la scienza per il rilancio dell'olivicoltura pugliese. Saluto iniziale perché ho dimenticato, perché qualcuno si era chiesto come mai c'è una banca in un intervento tecnico in un effettivamente è nato in maniera spontanea perché il nostro agronomo collega Nicola Scarcelli, socio ART da tanto tempo, parlando così davanti a un caffè di Xylella, gli è venuta questa idea di dire ma perché la mia banca che vive nel territorio non può fare qualche cosa? E allora da qui è nato, noi come ART siamo andati a parlare con il manager della banca ad Altamura e è venuto fuori questo primo step che ci auguriamo proprio perché le banche del territorio hanno un ruolo estremamente importante e possa andare avanti, quindi ecco spiegato perché c'è una banca oggi in un convegno scientifico. Grazie, grazie Presidente. Effettivamente proprio intanto mi presento, io sono Luzio Luizzo e sono il direttore commerciale della Banca Popolare di Cuba. La genesi di questo incontro è proprio quella che ha detto il Presidente. Noi siamo Banca Popolare di Puglia Basilicata, siamo una banca insediata nel territorio da 130 anni. Per noi l'agricoltura ha sempre rappresentato
evidentemente un settore importante, diciamo importante ma non più importante, e per questo non potevamo essere fuori da questa, come dire, battaglia o da questa sfida imprenditoriale. Prima io colgo al volo quello che diceva il professore, oggi per immaginare questa sfida bisogna avere una mentalità imprenditoriale, una mentalità, un'attività fruttifera. Mi scusate se non mi esprimo nel modo migliore sotto questo punto di vista, bisogna farsi assistere da un agronomo, ma bisogna avere anche dei mezzi finanziari, perché si tratta in molti casi di riconvertire completamente, si tratta, se non ho capito male, di ricominciare da zero, di cominciare da capo, per vincere una sfida che è importante, perché se non evidentemente cambiamo il passo e non cambiamo l'approccio, avremo, forse andremo incontro ad una lenta agonia e non avremo vinto questa sfida. Ma per fare questo, perché noi questo vorremmo farlo bene, come ha detto il Presidente, ci facciamo assistere da un agronomo. Noi, la nostra banca ha assunto un agronomo, che è Nicola Scaccelli, che prego di avvicinarsi, al quale abbiamo fatto un'infusione di finanza. Da questa infusione di agronomia e finanza abbiamo immaginato una proposta, abbiamo immaginato una serie di strumenti finanziari che dal nostro punto di vista probabilmente potrebbero agevolare il vostro non facile compito di vincere questa sfida. Io quindi non faccio perdere altro tempo, non mi dilungo, e appena Nicola avrà aperto la presentazione, che già dicevo prima, gli passo la parola. Grazie. Un giorno mi convoca e mi dice: Nicola, che dobbiamo fare a quello lingua? La mia domanda è, direttore, ma siamo sicuri che vogliamo essere presenti in un settore colpito dalla xylella, ma non solo dalla xylella, ma anche dalla gelata, ricordiamoci le calamità naturali del 2018 che hanno colpito il settore vinicolo? La risposta per il direttore è stata alquanto scontata. Questa è la nostra immagine istituzionale. Così abbiamo Altamura, il grano, un vivo e una bambina che abbraccia un vivo. Quindi per noi l'olivicoltura è un settore da sostenere, per noi l'olivicoltura, se lavoriamo insieme per l'innovazione, rappresenta il futuro. Per questo è importante la conoscenza. Noi banche senza conoscenza abbiamo paura di finanziare le imprese agricole. Proprio per questo, alla risposta del direttore cosa possiamo fare per il mondo agricolo, la mia risposta è stata sostenerla in maniera razionale. Per me sostenere un'azienda in maniera razionale significa sostenerla con il mondo della scienza e il mondo dei tecnici di cui faccio parte. Come diceva il dottor Fili, sono un dottore agronomo iscritto all'ordine di Bani, seppur per onore, insomma, sono iscritto all'ordine, non esercito. Quindi per l'innovazione, come diceva il professor Troposi, è importante ricerca, conoscenza, ma sono importanti anche i capitali. I capitali che possono derivare da enti come Comunità Europea, ma in questo momento stiamo aspettando i fondi del PSR, ma anche da istituti bancari. A tal fine, una stretta di mano, appunto ad Altamura c'è stata una stretta di mano, sottoscriveremo un accordo con l'università e con gli agronomi e anche altri tecnici che si vogliono unire per condividere dei tavoli tecnici, perché quello che vogliamo finanziare è creare dei prodotti finanziari studiati su misura per ogni impresa agricola. Allora, la nostra banca è una banca presente in 11 regioni, quindi mi occupo di 21 PSR in Italia, per dirvi, ma è una banca a forte vocazione territoriale, è presente soprattutto in Puglia, a Lecce,
a Brindisi, a Taranto, abbiamo tantissimi filiali, una Lecce e una Anatò, territori colpiti dalla xylella. Nel 2016 è partito il progetto Valore Terra. Con il progetto Valore Terra cosa vogliamo fare? Cioè, a parte aver implementato i prodotti, prima la banca utilizzava due prodotti principalmente, la cambiale agraria e il mutuo ipotecario, stop. Abbiamo implementato questi prodotti. Utilizzando anche nuovi strumenti che lo Stato ci dava, come le garanzie pubbliche. Qualcuno ha sentito parlare delle garanzie SMEA, pochi la applicano. Qualcuno ha sentito parlare dei fondi FEI, i fondi di investimento europea. Con la programmazione del PSR si possono utilizzare i fondi FEI a supporto del mondo agricolo. Importante, come diceva il professore, per noi è parlare di filiera, quindi quando intendiamo sostenere l'agricoltura non intendiamo sostenere solo l'impresa agricola, ma anche i frantoi, i vivai. Importante è la cultura. Lo sforzo che stiamo facendo come direzione è quello di comunicare la cultura del credito agrario alle imprese, ai nostri gestori, alle nostre dipendenze, in tal modo che quando gli agronomi, gli agricoltori vanno a parlare con le nostre imprese agricole, possono parlare lo stesso linguaggio. I nostri gestori sanno cosa è un fascicolo aziendale, che cos'è la politica agricola comunitaria, che cos'è il greening, che cos'è un PSR. Quindi la differenza che il sistema bancario deve, cioè quello che deve fare il sistema bancario, non è solo aumentare il numero di prodotti, ma anche implementare la cultura del credito agrario e parlare nello stesso linguaggio con il mondo dell'agricoltura. Abbiamo una sezione dedicata nella nostra pagina relativa all'agricoltura, proprio perché il nostro patrimonio sono i nostri clienti, e fra i nostri clienti ci sono molti agricoltori, e fra questi agricoltori ci sono molti olivicoltori. Per capire cosa possiamo fare per i territori olivicoli e colpiti da xylella, sono partito da una scheda di settore realizzata da Ismea, osservando, analizzando tutti i punti di debolezza di un'impresa agricola olivicola. Ma l'impresa agricola olivicola, come diceva il professor Proposio, non ha solo problemi collegati alla xylella, ma anche problemi di carattere strutturale. Cioè, un'impresa agricola salentina ha una ridotta superficie. Quindi, importante per essere competitivi, perché quello che noi andiamo a finanziare sono imprenditori, ossia aziende che hanno una capacità di riposo di far fronte ai propri impegni, è quella di essere competitiva, è quella di essere innovativi. E per questo è importante anche avere una idonea superficie aziendale. Chi si ne dice che un punto di debolezza delle imprese agricole è di essere piccole. Cosa possiamo fare? Possiamo finanziarle, ma naturalmente non con operazioni a breve termine, ma con operazioni a lungo termine. Ossia, noi possiamo finanziare un'impresa agricola con finanziamenti, nel caso di giovani agricoltori, anche a 30 anni. Naturalmente, se fosse un super intensivo, immagino che la durata di 30 anni sarebbe molto lunga, in quanto un super intensivo molto probabilmente si ammortizza in un tempo molto più breve. Questa mattina a Bari ho incontrato un giovane imprenditore, quindi un'impresa, un'età inferiore a 40 anni, la quale mi ha chiesto, dopo aver letto un po' di pubblicazioni, mi potresti finanziare un super intensivo, 4 ettari di terreno? Quindi mi chiedeva di finanziargli l'acquisto di terreno mentre l'investimento lo realizzava con mezzi propri. Gli ho detto sì. L'analizziamo, quindi gli abbiamo proposto un'operazione perché riteneva congruo come durata a 10 anni più 3 anni di preammortamento, quindi il tempo di entrare a regime non con una garanzia ipotecaria, bensì con una garanzia pubblica, ossia la garanzia ISMEA, che è una vera e propria fiduzione di Stato a favore dell'impresa agricola. Altro punto di debolezza in alcuni casi è la limitata diffusione di meccanizzazione, ossia la banca sostiene i finanziamenti di macchine agricole, anche una vendemiatrice, per chi ha una superficie agricola tale da poter giustificare l'acquisto di una vendemiatrice o di uno scontitore. Il ricambio generazionale, la banca finanzia i giovani agricoltori,
cioè un giovane agricoltore che è un agronomo o un coltivatore diretto che subentra al padre può essere finanziato dalla banca, e a tal fine possiamo sempre utilizzare garanzie pubbliche come questa fiduzione dell'ISMEA. La fiduzione dell'ISMEA, qualcuno dice, è cara e costosa, ma sono in alcuni casi miti da sfatare, proprio perché un agricoltore che non ha utilizzato il de minimis come un giovane agricoltore ha a disposizione 15.000 euro di de minimis, ovvero se non sbaglio è anche aumentato a 25.000 euro, e che significa che il costo della garanzia può essere sostituito dall'utilizzo del de minimis. Quindi in questo caso questo giovane agricoltore a cui gli proponevamo un finanziamento di garanzia di rettesimia, il costo probabile di 5-6.000 euro viene pagato utilizzando la garanzia dell'ISMEA, quindi otterrebbe un'operazione senza ipoteca con garanzia pubblica. Altri problemi del settore agricolo è appunto il ritardo nell'applicazione dei risultati scientifici. Ecco perché la banca, proprio di Basilicata, vuole accorciare le distanze con il mondo scientifico e il mondo dei tecnici. Per accorciare queste distanze abbiamo avuto la disponibilità dell'Associazione dei ricercatori, quindi dell'ARTRA, dell'Università, per dei tavoli tecnici periodici, in tal modo da applicare quello che è l'idea di progetto Valore Terra. Ossia, un progetto non è qualcosa di statico, questo è il prodotto e questo è, no. Periodicamente ci confrontiamo con i tecnici, ascoltiamo i tecnici, ascoltiamo il mondo scientifico e applichiamo quello che il mondo scientifico ci consiglia di applicare. Quindi abbiamo abbassato le barriere. Progetto Valore Terra significa dialogo con i ricercatori, dialogo con il mondo scientifico, dialogo con gli imprenditori. La banca finanzia imprenditori, quindi aziende che vogliono innovarsi. Fra le garanzie pubbliche, la banca, come vi dicevo, ha ampliato il proprio portafoglio di prodotti. Prima aveva solo a carrello cambiale agraria, mutuo ipotecario, oggi utilizziamo tutte queste garanzie. Il medio credito centrale, che è un'altra industria che conosce molto bene, che ci consente di avere, di finanziare con una vera e propria fiduzione di Stato il mondo dell'agroindustria. Sace, che è un'altra garanzia pubblica, che è la banca che paga a sostegno di quelle imprese agricole che vogliono internazionalizzarsi, quindi immaginiamo a un'impresa che vuole esportare olio all'estero. ISMEA noi la ricordiamo tutti come un'azienda, come un ente che si occupa di statistica, che si occupa di patto di acquisto di terreni tramite patto di riservato dominio, ma oggi ISMEA rilascia anche fideiussioni per quelle imprese agricole che intendono investire in acquisto terreni, meccanizzazione. E orgoglio della banca è aver ricevuto ulteriori garanzie, che sono le garanzie del fondo FEI. Non sono garanzie automatiche, la banca viene sottoposta a una due diligence da parte della Comunità Europea che verifica che la banca abbia le caratteristiche per utilizzare in maniera opportuna queste garanzie. Quindi questa è una garanzia sovrana, così come la garanzia del medio credito centrale di ISMEA. Cosa fanno? Aiutano la banca ad erogare più credito a un tasso più competitivo, con uno spread migliore. Tutto questo agevola le imprese agricole che vogliono investire, riducendo anche l'utilizzo di ulteriori collateral, di ulteriori garanzie. La garanzia diretta ISMEA ci consente di finanziare piccole e medie imprese con una garanzia all'80%, quindi immaginiamo un giovane fino all'80%, una giovane impresa nel Salento, colpita da xylella, che dice: io oggi voglio acquistare dei terreni o per coltivare olivo o altre specie o per un cambio culturale, ha l'opportunità di ricevere dall'ISMEA fino all'80%, quindi su 100.000 euro per l'80% lo Stato garantisce.
se utilizza i fondi che dicevo prima del de minimis, la garanzia molto probabilmente sarà anche a costo zero. Possiamo finanziare investimenti con la garanzia dell'ISMEA fino a 2 milioni di euro nel caso di media impresa e fino a 1 milione di euro nel caso di micro e piccola impresa. Tutte le finalità sono finanziabili, la maggior parte, quindi dall'acquisto dei terreni alla costruzione e realizzazione di agriturismi, macchine, impianti, arbori. I nuovi strumenti invece, quando abbiamo nei punti di debolezza dell'olivicoltura, vi è anche uno scarso utilizzo dei fondi del PSR. Questo cos'altro lo sappiamo tutti, sia dalla regione, in questo momento abbiamo dei ritardi, ma causato anche per dei problemi di accesso al credito delle imprese agricole. Per questo la banca ha sottoscritto un accordo ABI Regione Puglia per trovare insieme gli strumenti finanziari per agevolare l'accesso al credito. Avere la garanzia Agritali, e non è scontato averla, in Puglia attualmente mi risultano solo 5 banche che hanno questo tipo di garanzia, significa che lo strumento di ingegneria finanziaria della regione facilitare l'accesso al credito è una garanzia al 50% che rilascia la comunità europea a tutte quelle imprese che intendono investire nel settore agricolo in olivicoltura. Il bando parla, il testo di convenzione parla di che Agritali è una garanzia prima richiesta che viene rilasciata automaticamente dalla banca senza fare istruttoria, una garanzia a portafoglio, quindi non è una garanzia di SMIA che necessita di un'istruttoria che mediamente dura un mese, è una garanzia che la banca, appunto, che la banca valuta in maniera autonoma e viene rilasciata a tutte quelle aziende che devono fare un investimento eleggibile ai sensi del PSR, misura 4.1 o 4.2, che significa eleggibile ai sensi del PSR? Significa che non è necessario che io partecipo a un bando del PSR, non è necessario che un decreto. Se io devo in questo momento investire in olivicoltura, non devo aspettare il PSR. L'importante è che quell'investimento sia conforme. Esempio, la realizzazione di un impianto arboreo è un'operazione eleggibile ai sensi del PSR, se pure non ho partecipato a quel decreto. Quindi, se chiedo alla banca di finanziarmi l'impianto di 4 ettari per, faccio un esempio, 30.000 euro di uliveto, la garanzia funziona, non devo fare l'istruttoria e potrò applicare, utilizzando questa garanzia, dei tassi molto più competitivi, identici ai tassi di una garanzia, di un'operazione con una garanzia reale come un'operazione ipotecaria. Negli strumenti di ingegneria finanziaria, la Regione Puglia ha previsto anche i COFIGI come creditari e anche lì la banca ha sottoscritto un accordo. Quindi vedete lo sforzo notevole da parte di una banca del territorio per avere tutti gli strumenti per accompagnare le imprese agricole in quel processo fondamentale e importante che è l'innovazione. Agritali mi consente di finanziare operazioni fino a 550.000 euro a 10 anni più 2 anni di preammortamento. Per chi conosce il PSR, 10 più 2 è la durata prevista appunto dal bando. Esclusi dalla garanzia Agritali è l'acquisto di terreni. Ecco perché è importante avere una banca che conosca i prodotti, perché se non posso utilizzare Agritali, posso utilizzare la garanzia a prima richiesta ISMEA. Garanzia Idrofin. Peccato che il dottor Melcarne non lo vedo, ma un'impresa come quella del dottor Melcarne è candidabile a questa garanzia, perché questa garanzia finanzia cosa? Tutte quelle aziende che investono in innovazione in cambio di processi che devono essere innovative, in macchine innovative. Anche questa è una garanzia che, mentre la garanzia di Agritali viene, si applica solo alle imprese agricole e agroindustriali e abbiamo un plafond solo per la Puglia, questa garanzia abbiamo un plafond per tutta Italia di 50 milioni di euro e può essere applicato non solo per le imprese agricole e agroindustriali ma per tutti gli altri settori. Concludo l'intervento
appunto con questa, ripeto, questa immagine fondamentale per noi è che la banca vuole sostenere le imprese agricole, le imprese olivicole del Salento, ma che siano imprese sostenibili da un punto di vista non solo finanziario, ma anche da un punto di vista tecnico e scientifico. Ecco perché oggi ringrazio nuovamente il dottor Filippa che ci sta dando l'opportunità di comunicare quello che è il futuro di una banca che vuole investire in agricoltura. Il futuro è quello di fare squadra con i tecnici, col mondo della scienza e con l'impresa agricola. La comunicazione e lo scambio di idee, questo trasferimento di cultura in tutti gli ambiti, finanziario, scientifico, tecnico. Vi ringrazio.